Buonasera, aspettiamo che arrivi qualcuno. Vediamo. Sì, arriverà mai qualcuno. Sono il primo, attendiamo che arrivano gli altri ospiti. Vediamo un po', per il momento siamo ancora in pochini, aspettiamo i miei compagni di avventura che vengano in soccorso. Che tanto non ci servono. Mettiamo un attimo a caricare, facciamo un po' di casino. Intanto è arrivata sono arrivati i primi compagni. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Come va? Bene, grazie. Sono molto contenta di partecipare, anche se purtroppo starò per poco perché alle 22 ho un'altra diretta. Sono stata chiamata, diciamo, un po' in extremis, però con questa mezz'oretta la faccio volentieri. Dai. Mi fa piacere averti con noi, Grazie. sarà divertente, comunque ci sarà un modo per approfondire questa conoscenza e avremo opportunità di conoscerci meglio. Senz'altro, ho già detto che sarò molto felice. Sì, no, mo aspettiamo che arrivano gli altri, così ci presentiamo tutti a dovere. Ecco che arriva un punto nero, no, ecco. Già. Eccomi, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Buonasera, buonasera. Ok, è arrivato anche Alessandro. Intanto vado ad Alessandro. aprire la porta. Vediamo se Alessandro, se mi senti, mandavi un invito per entrare perché non mi permette di aggiungerti, non so perché. È uno dei problemi che ha spesso Instagram questo. Che forse o sta da piccino, non lo so. Non mi permette di invitarlo. E lo Di puoi solito solo sono invitare dei tu, vero? bug. Sì. Infatti non c'ho nessuna richiesta. Cerca.
Ok. Mandato. Dovrebbe entrare al momento. Ecco io, come sono andate le feste? Bene, bene. Ti hai mangiato Abbastanza parecchio. abbuffate, esatto. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao Ale, ciao. Ciao. Oh, ci siamo. Ok. Ci siamo, ci siamo. Ci siamo tutti. Dai, facciamo un giro di presentazioni. Partiamo da Vampira Lilith. Sì, ecco qui. Vai, dici due parole. Allora, io sono molto appassionata di cinema, spazio con i generi, il mio genere preferito è l'horror, però mi piace anche insomma, la commedia, il dramma, il thriller, i polizieschi, sono abbastanza a 360 gradi. Gli unici generi che faccio un po' fatica sono le storie d'amore un po' troppo Certo. sdolcinate, faccio un po' fatica, sentimentali, così. E il musical faccio un po' fatica, ma perché deve piacere, secondo me. E poi dipende, perché ad esempio anche avventura, quei generi lì faccio un po' fatica, ma perché sono un mio limite, anche il fantasy tipo Signore degli Anelli, Harry Potter, non è il mio stile, però anche cinema d'autore mi piace molto, ma Fellini, Bergman, Rossellini, De Sica, neorealista, e poi mi piace anche la musica, l'arte in generale, quindi anche pittura, scultura, quant'altro. Però il cinema è proprio la mia passione assoluta. Va bene, dai. Diciamo che già andiamo in contrasto perché tipo il mio genere preferito, il musical, è quello che non amo particolarmente, l'horror. Quindi già qui Ma horror, parte ma la anche famiglia. gialli, mi piacciono gialli, thriller, insomma, così. Non solo budella. Ok, passiamo con Simone. Buonasera a tutti, mi chiamo Simone. Ho aperto il mio profilo Instagram da circa un annetto. Il 20 gennaio faccio un anno esatto che ho aperto il profilo Instagram. Mi piacciono la musica, il cinema, le serie TV. Guardo di tutto. Forse il mio genere preferito è l'action, ma guardo veramente di tutto, anche le commedie romantiche, i musical. E niente, ho aperto questa pagina Instagram per condividere questa mia passione e scambiare delle opinioni con gente come voi. E quindi niente, stasera mi ritrovo qua a scambiare due chiacchiere. Ok, ora tocca all'ultimo arrivato, ad Ciao Alessandro. a tutti, io sono Alessandro, uno dei due membri di Fragment of Movie, perché diciamo, io sono il frontman, diciamo così. Il mio socio è più diciamo, dietro le quinte, diciamo così. L'uomo in E macchina. opera dietro le quinte. Però comunque a me il genere che mi piace molto è fantascienza. A me la fantascienza, anche il fantasy, però anche il giallo. Infatti sono d'accordo con Alice, cioè il giallo, secondo me, mamma mia, mi fa andare giù di testa. Ecco, per esempio, l'horror faccio un pochino più fatica, però sto cercando di ampliare un po', diciamo, anche i miei orizzonti, diciamo, sui generi anche, quindi anche loro sto un po' andando dentro. Infatti, ma poi ne parleremo di alcuni dei film, così, ecco, comunque, diciamo che anche le serie TV, quindi sto andando molto anche di serie, sto cercando di, perché prima non ne guardavo tante, invece adesso con la pagina che ormai è già un anno, sì, un anno sicuramente che già l'abbiamo aperta, e quindi adesso stiamo cercando sempre di ingrandire, ecco, diciamo il tutto. E quindi mi fa Ottimo. piacere appunto stasera condividere tutte le idee, metterle tutte insieme. Sono proprio curioso delle top e flop. Ok.
Allora, mi sono rimasto solo io. Io sono Luca, di Kangios Movie. Sono il frontman, il curatore, il web designer, il grafico. Faccio un po' tutto io. Però siamo molto spesso non ci troviamo. Ho conflitti di identità che a volte mi mettono in difficoltà. Anch'io durante la pandemia ho trovato in questo profilo una valvola di sfogo per le mie passioni per il cinema, la serie TV, i fumetti, diciamo. E piano piano ho avuto la possibilità di iniziare a conoscere diverse persone, anche voi questa sera. C'è chi conosco già da prima, stasera ho la possibilità di conoscere Alice ed è bello perché comunque, ci permette comunque di conoscere, ampliare, mettere in discussione e imparare cose nuove. Quindi anche scoprire cosa ci è piaciuto e cosa non ci è piaciuto durante questo 2022 potrebbe essere interessante anche per scoprire qualcosa o per rivalutare qualche titolo che abbiamo giudicato forse frettolosamente. Ok, domanda secca. Siete soddisfatti di questo 2022 dal punto di vista cinematografico? Direi Sempre nello stesso ordine, con Alice, poi Simone, poi Alessandro. allora rispetto forse al 2021 qualcosa in più perché quest'anno forse anche un po' insomma per la gioia di essere finalmente tornati in sala con insomma, un po' più di libertà ho visto più cose interessanti rispetto allo scorso anno, che un po' anche per il Covid, il fatto che c'era sempre più ansia, tante più restrizioni, non mi sono goduta proprio pieno i film e il cinema. Infatti, preferivo guardarmeli a casa tranquilla. Però devo dire che quest'anno ci sono state delle buone proposte, e una su tutte, cioè proprio. Quella che mi è proprio piaciuta di più è stato l'ultimo di Cronenberg, Crimes of the Future, perché secondo me visivamente è molto artistico e non è un semplice horror, ci sono tantissimi messaggi, cioè, per me è stata proprio, cioè, anche se il 2022 fosse stato solo Crimes of the Future, per me andava benissimo, insomma. Poi sì. Ci sono anche state parecchie delusioni, soprattutto certi titoli che mi aspettavo tanto e invece mi hanno fatto uscire dalla sala piuttosto arrabbiata. Però rispetto all'anno scorso devo dire di essere un pochino più soddisfatta, anche su piattaforma, eh. Ho visto anche cose molto gustose anche su piattaforma. Ok, Io Simone? anche sono soddisfatto di quello che ho visto. Non ho visto dei filmoni che sono usciti che purtroppo ancora mi mancano, però sono d'accordo che ho visto sia su piattaforma che su cinema dei film veramente che mi hanno sorpreso. Infatti la mia lista che ho fatto, la top, sono riuscito a metterli tutti. Nella flop ho fatto fatica. Ripeto, me ne mancano alcuni di importanti, però ripeto, sono soddisfatto di quello che è uscito quest'anno. In effetti cioè, anch'io sono soddisfatto, cioè, perché comunque è stato anche un anno dove ci sono stati dei sequel con gli attributi, ecco, diciamo così, e dopo poi li andiamo a menzionare, non tutti, però forse avete già capito dove andrò a parare, però diciamo che comunque, diciamo sì, il fatto di tornare al cinema, sono d'accordo con te, Alice, è tanta roba, cioè quell'emozione che è mancato per 2 anni. Insomma, ecco, è tutto un altro. Poi anche su piattaforma, per carità, ci sono tuttora dei titoli Delle che sorprese. sono, infatti, sono sorprendenti. È chiaro che comunque anche a me, come Simo, cioè, sono alcune cose che mi mancano, mo per il lavoro così, quindi c'è anche il tempo da gestire, però cercare di riuscire a mettere insieme un po'. Infatti, io e Matteo cerchiamo di alternare magari quello che non avevi.
quello che vede lui, e non l'ho visto io perché guardo un'altra cosa, e quindi cerchiamo di fare una recensione, la fa lui, la faccio io, quindi cerchiamo di non guardare lo stesso identico film, cerchiamo di combinare le cose in modo che venga fuori una cosa che sia lineare, che sia fatta bene, ecco. È chiaro che comunque quello che magari ha visto lui, che non ho visto io, me le sono segnati e poi dopo, poco alla volta, certo, me li guardo, che sono anche su piattaforma. Quindi un pianino. E poi adesso infatti dobbiamo guardare, con l'anno nuovo, andiamo a vedere il film di Spielberg, assolutamente, mi manca e dobbiamo andarlo a vedere. Quindi, okay. Tra l'altro, io sono andato al cinema ieri, mi sono emozionato perché per la prima volta ho visto la coda alle casse per fare i biglietti, ho detto, che bello, finalmente. Non mi capitava da mesi vedere la coda di gente a fare i biglietti. Vabbè, periodo di feste, quindi la gente a casa. Wow, che bello, cavolo. Assolutamente. No, sì. No, anch'io sono contento di questo 2022 perché finalmente, a prescindere dai film, ma si è tornato un po' a respirare l'aria bella del cinema, di quando si andava in sala, che a me andare al cinema, a prescindere dal film, mi diverte, mi rilassa, mi fa passare comunque una bella giornata. Quindi mi mancava, perché comunque sempre il discorso, ti devi mettere la mascherina, ti devi stare lì, devi aspettare, ti devi prendere a distanza. Comunque non lo vivevi mai con serenità, c'era sempre questa cosa, allora... Invece adesso finalmente sei ritornato. E in più ci sono arrivati dei film che un po' hanno aiutato a ritrovare quello spirito cinematografico della sala. E anche su piattaforma ci sono stati dei film che forse mi sarebbe piaciuto vedere in sala, che però non abbiamo potuto vedere. Abbiamo dovuto per forza vedere su piattaforma, però diciamo un po' lo scotto da pagare. Direi, che cosa vogliamo iniziare? Con i flop, che sono la parte più divertente, secondo me, e dove ci si può scannare. Assolutamente. Sì, sono d'accordo. Ho fatto fatica anch'io, Simo, ho fatto fatica anch'io a mettere i flop. Ok. Non sei l'unico. Non sei l'unico, quindi ho fatto un po' fatica, ecco. Però io i miei flop li ho fatti e ci ho messo nel mio criterio di giudizio, ho messo anche dei film che non è che non mi sono piaciuti, ma rispetto a quello che mi aspettavo, sì. Esatto, cioè mi aspettavo un 10 e ho avuto un 6 e mezzo. Esatto. Diciamo. Esatto. Certo. Quindi sì. Diciamo, non sono dei film che tu dici. Quindi partendo, diciamo, tiro subito un nome grosso. Amsterdam. Dio, ma non l'ho visto. Porca, a visto. Me manca. Non l'ho visto. Manca io. Anche a me. Nessuno di voi l'abbiamo visto. Per adesso. Allora, Amsterdam, quindi nessuno di tre l'ha visto? No, io no. Perché ha detto che è stato un flop, in effetti, dicono, Siamo... Allora, è stato un flop, diciamo, è stato un flop perché, diciamo che il regista, per le accuse che ha avuto Russell, perché per la questione delle molestie alla nipote, quindi ha avuto comunque... parecchia pubblicità negativa, soprattutto in America. Qui, bene o male, il personaggio non è così famoso, quindi nessuno ci è andato dietro. Però il tipo di film, per il cast che c'ha, perché c'è un cast stellare, Margot Robbie, Christian Bale, Robert De Niro, Washington, non mi ricordo mai il nome del figlio. Il figlio di Denzel Washington. C'è anche Anya Taylor. Non mi ricordo mai il nome. C'è anche Anya Taylor-Joy, sono sicuro. Anya Taylor-Joy, Rami Malek. Come si chiama? Chris Rock. Michael Shannon. Chris Rock. Chris Rock. C'è veramente tanta gente. Chris Rock. E il film è molto confusionario, non riesce a capire che genere è. Mm.
E l'unica cosa che si salva è proprio l'interpretazione di Christian Bale, che si regge sulle spalle l'intero film. Ma se dovessi giudicare il film della trama, è veramente un grande peccato. Non vorrei che Diciamo. succedesse la stessa cosa a Babylon, che è in uscita, che non so. Diciamo che Chazelle si prende i suoi tempi per fare i film, quindi non mi spaventa da questo punto di vista. Potrebbe non essere eccezionale con me, ma non credo sia deludente, nel Deludente. senso no, non sarà un 10, ma sarà un 8, cioè non sarà Certo. così base. Passo la palla ad Alice, se c'è un nome che c'è sulla punta della lingua. Sì, no, ho avuto anch'io le mie delusioni, come dicevo prima. Purtroppo, come già accennavo prima, anche Alessandro lo sa, io purtroppo stasera devo andare spedita, quindi per il momento dico il primo titolo che proprio mi ha fatto arrabbiare è stato Nope, il nuovo di Jordan Peele. Perché, allora, a parte che è un film che se non fosse che io l'ho visto al cinema, probabilmente non mi avrebbe colpito neanche visivamente. Cioè, rende perché è stato girato in un modo con una videocamera particolare che, vista sul grande schermo, colpisce. Però, io sì. Non mi aspettavo magari il capolavoro dell'anno, però dopo Scappa Get Out e Noi, che comunque ho trovato dei film più che dignitosi, questo Nope io l'ho anche scritto, anche se io, cioè, scrivo proprio per intrattenimento, io non mi permetto di fare la critica, per carità, i critici sono altri, però io quando ho fatto, che ne ho parlato, l'ho definito un'operazione di trollaggio. Perché è un film, secondo me, cioè, che vuole solo prendere in giro il pubblico. Perché è un film che apre 300 parentesi e non ne ha conclusa nemmeno una. Cioè, inizia con questo prologo, con la scimmia, che è anche un prologo molto interessante. Poi dopo va a parare su questo coso che sembra un disco volante, che poi in realtà sembra essere una creatura aliena, che poi dopo fa. Tu dici, sembra che prenda di mira chi spettacolarizza sugli animali, no? Però dopo alla fine fa sparire anche degli animali, cioè arrivi al punto che tu non ci capisci più niente. Poi la scimmia viene accantonata e non si capisce più niente. E devo dire che ho sentito molta gente delusa. Anche uscita dalla sala avevo due ragazzi dietro che io ho detto, ragazzi, ma forse sto invecchiando io, cioè. Avete capito qualcosa? Questi due ragazzi mi hanno detto non abbiamo capito niente, niente. Quindi, non so, è un film che mi ha veramente deluso e mi ha fatto anche un po' girare le scatole, perché io, cioè, i film così lasciati, cioè il punto sospeso, poi no, poi torniamo là, no, poi rifacciamo e dopo non si conclude niente, proprio mi fanno girare le scatole. Quindi è stata, secondo me, la più grossa delusione di quest'anno, Nop. Ci sta, perché è molto citazionista, di più rispetto ai due film precedenti, e ci sono tanti riferimenti a Hollywood, Sì. e quindi c'è il discorso delle maestranze, c'è il discorso del... Lo Cioè, apre sfruttamento tanti... sicuramente. Esatto, ci sono tanti discorsi che prende, ma non approfondisce nulla. E Esatto. il discorso, anche se, diciamo, da un punto di vista tecnico, visivo, colonna Sì, sonora, quello. interpretazioni, Nulla da dire, per carità. poi diciamo che, secondo me, è
ti faccio questo discorso qua, secondo me è parallelo a un altro regista, perché secondo me Peele è rimasto un po' intrappolato dal discorso che ha fatto due film molto buoni e automaticamente si aspettava qualcosa di prettamente simile di livello, e quindi automaticamente anche il peso del paragone incide sul giudizio, perché secondo me, e questo poi diciamo quando dirò il film prossimo della mia lista, che poi capirete, ha lo stesso problema, che secondo me c'ha tanto tecnicismo, tante sottotrame, tante cose, ma poi in sostanza non ha colto il punto. Okay. Voi volete aggiungere qualcosa? No, no, diciamo che l'ha visto Nope, l'ha visto Matteo, me ne aveva un po' parlato, è una via di mezzo, cioè sì, cioè, diciamo così, ecco, è un giudizio via di mezzo, ecco, diciamo così. Sì, non è né un top né un flop per me. Sì. Cioè, è di quelle valutazioni che sono proprio intermedie, che non è facile dare proprio, diciamo, di dare o top o flop, giustamente come dicevi te, Simo. Però comunque, non so, l'avevi visto te? Quello lì? Io? Sì, no, l'ho visto, sì. Vado a vederlo al cinema, perché mi piace. Jordan Peele è un regista che mi piace molto, quindi sono andato a vederlo al cinema, sì. No, la valutazione è su, oppure anche lì c'è, cioè, intermedio, diciamo? No, per me più che sufficiente, cioè le do un 6 al 7, cioè, non è che do, però non ti do che ho film bellissimo da rivedere o film bruttissimo, cioè stiamo nel mezzo, via. A me non mi è dispiaciuto, però capisco il discorso di Alice e Luca, che sono d'accordo, non si sa bene dove voglio andare a parare. Sì, diciamo che ci sono quei film che hanno, cioè, non riescono bene a incastrare, diciamo, magari lo screenplay, non riescono magari a fare, non riescono a, diciamo, a rifinirlo, cioè, diciamo, a rifinirlo, e lasciano magari un po' di buchi, diciamo, un po' qua e là, quindi non riescono a dare continuità proprio lineare, e proprio si va un po' a perdere, in effetti. Con tanti film è capitata quella cosa lì, e si nota proprio con alcuni. E sì, vero, tanti dicono è criptico, però sì, è vero, però anche posso dire, anche i film di Lynch sono dei film molto criptici e anche molto confusionari, però secondo me i film di Lynch non ti fa arrabbiare, perché puoi dare comunque un'interpretazione, ma questo Nope è tutta una serie, come dicevo prima, di parentesi che si aprono ma non si chiudono. Perfino Mulholland Drive, che è uno dei film più complicati che ha fatto Lynch, però alla fine quasi tutto torna. Uno aveva la visione, c'era il simbolismo della chiave, ma qua si capisce ben poco, cioè lascia veramente l'amaro in bocca come film. Poi è piaciuto anche a tanti, per carità, però io, per come me l'ero immaginato, pensavo veramente qualcosa di più, di livello, di alto livello. Sta. Simo, vai. Tu allora, la mia grossa delusione, a parte che, allora, beh, secondo me è proprio il film che ho visto, che proprio ho detto: ma che cacchio sto guardando? Non è su piattaforma, in Netflix, e non aprite quella porta. Cioè, io veramente ho fatto fatica a non arrivare alla fine. No, non si può, no. Senza senso, cioè proprio indecente. Però ho detto: vabbè, sono qui, finiamolo. Proprio ho fatto fatica. No, io odiando gli horror, non ho aperto quella porta. È proprio bene. Caso, e tienila chiusa. Non c'era niente da aprire. Tienila proprio chiusa, perché, mamma mia. Oh, male, male. Mamma Io mia. Purtroppo, ragazzi, vi devo salutare. Mi dispiace tantissimo, ma Alessandro lo sapeva che stasera avevo un'altra diretta. Però, se posso permettermi, prossimamente, se volete, possiamo farne un'altra dove parlerò un pochino meglio anch'io dei miei top e flop, così magari quelli che
che non riesco a esporre stasera, ci possiamo poi confrontare insieme se vi va. Io ci sono. Certo. Ma certo, assolutamente. Scherzi. Così almeno stasera ho fatto solo una comparsata, però se prossimamente vi va, anche settimana prossima ci mettiamo d'accordo per una sera, e ho già qua tutta la mia lista sul mio blocchetto, quindi va benissimo. Ottimo. Vi ringrazio. Vabbè, grazie. Ciao. Buon proseguimento anche per grazie, me. Ciao. Allora, alla prossima. Alla prossima. Ciao, ciao Alice. Grazie. Ciao. Allora, okay. Adesso vado io e vado esponendo i segreti di Silente. Non l'ho visto. È migliore rispetto ai crimini di Grindelwald. È migliore, appena appena è migliore, però è quel tipo di film che manca ancora. Dove, cioè, dico, io ho detto, dov'è che vuole andare a parare? Non si sa, a parte il fatto che io ho preferito, come tanti altri con cui ho parlato, Mikkelsen come Grindelwald, Dio, ma non riesco neanche a dirlo. Ho preferito, cioè proprio col carisma che c'ha lui, per me, cioè, è tanta roba. L'unica cosa, diciamo, anche di quei film lì, ci sono poche sequenze, diciamo, interessanti. Cioè, gli animali fantastici, sì, si sono un pochino visti. Dove c'è Scamander, sì, va bene, qualcosa c'è, però manca anche di colore. Cioè, anche quando ho fatto la lotta, il duello, diciamo, di magia, non so se avete fatto caso che non c'è, manca il colore, c'è tutto grigio. Cioè, tipo, non è come in Harry Potter che si vedeva magari il rosso, il blu, quindi un po' di differenziare, diciamo, il colore, diciamo così. Io ho notato quella cosa lì, ma magari è una cavolata, non lo so, è una cosa mia, ecco, che ho fatto caso. Non so, ditemi anche la vostra, ecco. A me manca, quindi... Guarda, allora, io aggiungo poco perché, allora, per me la saga non ha senso in generale, perché nasce come Animali Fantastici, fondamentalmente... si è trasformata nella saga di Silente Grindelwald e ci hanno aggiunto in questa storia un animale che non ha così, che gli danno un ruolo importante, diciamo, quasi a caso. Cioè, questo animale decide chi è il leader del mondo, cioè perché si inchina. Esatto, cioè, cosa giusto. E per il resto, perché poi fondamentalmente ci sono tante situazioni che hanno dovuto hanno eliminato un po' a caso tutta la storia dell'Obscurio, quello di Ezra, il personaggio di Ezra Miller, che praticamente è un personaggio marginale, mentre doveva essere chissà chi alla fine del secondo film, e fondamentalmente il personaggio Mikkelsen è il migliore del film e forse funziona meglio rispetto a quello di Depp, ma non perché quello di Depp fosse fatto male, ma perché è cambiato completamente il tono del film. Esatto, infatti hai ragione, c'è proprio un abisso tra i due tra i due attori, diciamo, nel modo di interpretare Grindelwald. È proprio, sembrano due personaggi differenti, cioè, diciamo, come è come la scrittura del film che cambia. Cioè, quindi, automaticamente, se mi avessero scritto così il Grindelwald del secondo film a Depp, forse ne sarebbe uscito qualcosa di meglio, ma io spero veramente che accantonino tutto. Non credo, cioè, ora anch'io spero, però secondo me, pur essendo, non avendo fatto un incasso spropositato, secondo me vorranno continuare. Vediamo con la nuova dirigenza della Warner che cosa vogliono fare.
Io non lo so, è veramente è un peccato, anche perché il primo Animali Fantastici a me era anche piaciuto, erano, Sì, erano Animali Fantastici. E così. il primo è Animali Fantastici, Basta, esatto. il secondo. Esatto, ma solo quello. Enrico, e poi dopo c'è tutto Cioè, poi l'intro. dopo, perché prima è Animali Fantastici e dove trovarli. Gli altri due, Animali Fantastici, ma non li dovete trovare. No, li trovo. Nel secondo non li trovi. Ma proprio Cioè, zero. dove sono? Non li vedi proprio. Quasi. Enrico, no, vabbè. Cioè, io proprio. Perché devi rovinare un fantasy del genere? Dio buono. No, Vabbè, vabbè, dai. dai, cioè, è inutile. Quello lì per adesso gli diamo, gli mettiamo una bella X e aspettiamo, vediamo cosa fa la Warner e via così. Non so, non ho Non neanche da aggiungere. Oh, per carità, perché gli attori sono tutti bravi, a parte se posso permettermi, Ezra Miller a me proprio mi sta proprio sulle balle, non lo posso proprio vedere. Non mi piace proprio. Proprio lui non riesce a ti prendere, piace proprio. no, neanche come anche quando ha fatto Flash. Ah, Nella Justice ok. League proprio no. Vabbè, ma sono tutti film che sono tutti filmetti, diciamo, dove non è che Beh, ci sì, sia questa questa grande grandi prove attoriali. recitazione. Sì, esatto, infatti. Diciamo che ora attualmente te, zero, diciamo, come attore, zero. Però vediamo, non so, a parte che adesso con tutto il casino che ha combinato. Infatti. No, non credo proprio che verrà chiamato facilmente, diciamo, quindi Dubito. starà fermo per un po'. O forse, no, beh, per sempre non credo, però sicuramente. Per un po' Vabbè, sicuramente. Sì, stia buono là, che lo faccio. per il momento, finché non si farà una lunga riabilitazione, non lo piglieranno Ah, più. no. Che stia là. Buono e tranquillo là, perché mamma mia, se si muove fa casino. Infatti, quando Ah. facevo casino, c'avevo sempre le notifiche, guardavo e dico, Dio, ma ancora. E dico, Sì, infatti cos'è? ancora. Sempre. E dico, c'ho le notifiche, guarda, Ezra Miller sempre sta facendo di. Lo stanno tenendo a bada in attesa che esce il prossimo film di Flash, poi dopodiché lo butteranno dentro qualche rehab. Probabile. Ora il secondo titolo della mia flop è un mi piange il cuore doverlo dire, perché i primi due film di questo regista mi sono piaciuti da impazzire, soprattutto il secondo, che è stato per me uno dei film più belli di quell'anno, che meritava qualche nomination in più agli Oscar. Parlo del film di Eggers, Oddio, The The Northman. Northman invece è nella mia top. No, Lo anche so, nella. ma Cioè, il discorso mio è legato a, sto detto, è legato alle aspettative. ok. Il film è forse visivamente, secondo me, ha voluto esagerare. Ha voluto esagerare e ha snaturato il suo stile. Secondo me lui lavora meglio con poco. Ok. Secondo me il genere, non si sa se voleva essere qualcosa, un peplum mezzo riuscito, che non, cioè, un po' troppo. Tipo, a me le parti che mi sono piaciute di più erano le parti oniriche. Quando doveva raccontare la Ok. storia vera e propria, non lo so, era molto piatto. In più, non è che gli attori che ha scelto abbiano brillato, li ho trovati un po' troppo caricati, compreso soprattutto il personaggio di Anya Taylor-Joy, l'ho trovato troppo esagerato. Sì, era molto strana. In effetti lei non era molto. Cioè, ora a me, infatti, dico, il film è come valutazione, mi ricordo che avevo dato 7, avevo dato, quindi era una via di mezzo. Cioè, nel complesso, a me è un tema di quelle cose nordiche così che a me è sempre piaciuto. Però è chiaro che in effetti,
ci sono alcune cose come Taylor Joy, per esempio, che lei è bravissima, non è quello il discorso è proprio, come dicevi te, Luca, è che il personaggio è un po' troppo, è strano, ecco, sembra proprio calcato. Perché sì, c'è qualcosa che... Che se tu vai a vedere i due film precedenti, The Witch The Lighthouse, è una roba bellissima. The Lighthouse praticamente ha messo due mostri, sì, come Pattinson e Defoe chiusi in una stanza e gli dici fate i pazzi, ed è uscito un filmone. Qui invece non lo so, quando gli spazi sono grandi lo vedi che forse è un po' spaesato anche nelle, cioè riesce bene o nei campi larghissimi o quando si trova nei piccoli, tipo che ne so, la scena del combattimento dentro la stalla con che c'è il dialogo con quell'essere, non mi ricordo esattamente. Ma cioè, ti riferisci a The Witch? No, a The Northman. Sempre a The Northman. Stavo pensando. Sì. Cioè, non è un combattimento, è un confronto verbale, perché comunque alla fine sì, i combattimenti sono tutti, diciamo, abbastanza rapidi. Se anche questo, cioè, io dici, non... dici quello dove si confronta con la Nicole Kidman? No, allora forse quello dove c'è lui legato, sì, che lui è legato con le mani e lo picchiano, sì. Perché non vogliono fargli dire dove ha messo il cuore di quello che ha ucciso, se non mi ricordo più. Allora, cioè, ci sono due delle scene che caccio, comunque questo qua è fondamentalmente la storia d'origine che ha dato, ispirato poi l'Amleto di Shakespeare. Sì. Però a me sinceramente anche il, cioè, sta di fatto che noi siamo arrivati a fine anno, di The Northman un po' si sono perse le tracce, nel senso quando si fa un po' un recap non ritorna facilmente alla memoria, e sta di fatto che attualmente tra le nomination ai vari ai vari premi è stato completamente snobbato da tutte le parti, mentre comunque Eggers era un po' un abitué soprattutto per quanto riguarda i film nei premi indipendenti. Invece qui, secondo me, diciamo, non è il suo genere. Okay. E comunque nella mia classifica è tra i migliori, diciamo. Sì, sì. Però è un po', come dicevo, la stessa cosa. Nope, mi è piaciuto tanto, è tra i miei top, però rispetto, sì, però è un film che rispetto alle aspettative che avevo, proprio per la qualità del regista, non è proprio di livello che mi aspettavo. Ed è motivo per cui l'altro mio flop è un pianto nel cuore, che vi dirò dopo. Simo? Ok. Vai. Quindi andiamo col secondo flop. Beh, secondo flop direi che è stato Morbius. Beh, Morbius anche. Non c'è neanche tanto da discutere. C'è un Jared Leto anche come interpretazione. Beh, cioè, che è un bravo attore, cioè, pessimo. Una trama, cioè, proprio di una pochezza. L'unica cosa che sono un po' si salva forse sono le scene action, forse. Però oddio, è il meno peggio forse. Però sì, Morbius proprio. Diciamo io l'ho visto, tra l'altro,
ho aspettato tanto vederlo, perché vedevo tutti che lo massacravano, prima o poi dovrò vederlo, però proprio Morbius, male male. No. Diciamo che lo slow motion nelle scene action non ha proprio salvato proprio la cosa, no. Diciamo. Sì, specialmente la cosa che ho visto, anche a me è nei flop, quindi concordo pienamente, che ho visto che colui entra nella capsula e ci sono i pipistrelli che gli girano intorno. Che girano intorno, sì. Non ricorda un po' qualcosa? Proprio lontana qualcosa? Tipo, non so, tipo Batman, pipistrello. Che gli girano i pipistrelli tutti intorno, ma mi sembra una cosa molto, molto, molto familiare. Ho notato così. Mi sembra molto un riferimento, non lo so, dico. Però comunque veramente, sì, Jared Leto a me piace, ma non è lui il problema, è che firmano, no. firmano delle robe che non riescono neanche, non lo so. Allora, per quanto riguarda Morbius, io non l'ho messo nella mia flop, nonostante lo meriti totalmente, perché forse è l'emblema del flop, è stato un po' danneggiato dal fatto che quando inizia a girare, Spider-Man era fuori dall'MCU e c'erano le scene ed era stato girato con molti riferimenti allo Spider-Man di Tom Holland. E infatti anche la scena famosa nel trailer in cui si vedeva Jared Leto interagire con Michael Keaton, è stata tolta perché nel frattempo Spider-Man è rientrato nell'MCU e quindi non poteva essere nello stesso universo. E quindi si sono inventati questa cosa che non ha completamente alcun senso. Okay. Perché tutti qua. Strange rimanda tutti a casa e guarda caso l'unico pirla che cambia universo è l'avvoltoio, così. Sì, rimane fuori, sì, così sì. E lui compare dentro il carcere e senza nemmeno un minimo di preoccupazione dice chissà se qui il cibo sarà migliore. Sì. Tu sai che è cambiato universo, sai che non ti fai un minimo di problemi. Qual è il problema? No, sì. E quindi... sì, forse, anch'io quando ho sentito quella frase lì ho detto... Però. Chi è che ha scritturato quella cosa lì? Chi l'ha fatto? E dico, boh. Un po' come se Charlton Heston finisce nel mondo delle scimmie e dice chissà come si mangia, cioè, senza chiederti che sei in un altro pianeta. Oh, stupendo. Addio. Sì. Vai Ale, dici il tuo. Ma questo che sto per dire Luca lo sa già, l'hanno già commentato. Lo sai, vero Luca, quello che sto per dire, il titolo, vero? Che me l'avevi anche commentato. Che era una cosa piuttosto inguardabile. È su una piattaforma. Guarda. Te lo dico, vai. L'Accademia. L'Accademia. Mamma mia. Allora. Del male. Ah, Dio. Che male. Mi ha fatto male quel film lì. Mi ha proprio... Ho sentito proprio tutto tirare, ho sentito. Ma no. Cioè, proprio non si che... L'Accademia, il titolo è Accademia del Bene e del Male, ma no. Cioè, alla fine no, perché non riescono neanche a distinguere le due case, diciamo così. Anche i professori stessi, cioè, sembrano tutti così. Tutti fanno quello che vogliono, non c'è... una fazione, diciamo, che si distingue dalle altre, compreso il fatto che anche le protagoniste o quello che è, cioè proprio una cosa proprio teen, quindi diciamo anche le musiche o robe del genere, cioè non c'è neanche alla fine il vero cattivo in cui combattono, cioè proprio
fatto così, assolutamente no. Non so te, Simo, se l'hai visto quello lì. No, non l'ho visto. Oddio, cioè, ci sono anche degli attori che sono anche proprio messi lì, proprio sprecati, tipo la Sarlize, come si chiama, Laurence Fishburne, sprecati. Ah, lì così. Sono completamente sprecati. Anche la cosa, Dio Bono, Kerry Washington, ecco, Kerry Washington, già, c'è anche lei, mi ricordo. Diciamo che... Ma dove si trova? Su Netflix? Sì, è su Netflix. La regia del film è di Paul Feig, famoso per il suo remake femminile di Ghostbuster. No, mi manca. No. Ho visto che c'era, mi manca. E quindi... Ma... Che ancora difende. Ah, sì. Io non ho parole, certo. No, il film è tremendo, molto molto teen, è un mercoledì wannabe. Dovrebbe creare un franchise, sì, ma secondo me si arena con il primo film. Basta così. Perché secondo me comunque non ha avuto un buon buzz in rete e si è perso velocemente nel dimenticatoio. Ma assolutamente sì, no, cioè, allora la cosa mi aveva un po' attirato, perché dici, Dio, beh, ci sono, cioè c'è del fantasy, c'è qualcosa così, vabbè, a me piace, voglio vedere cosa hanno tirato fuori, magari non conosco neanche, magari si hanno appunto estrapolato delle cose dal libro, perché c'è il libro, quanto pare, io non lo sapevo, quindi volevo vedere un po' come era fatto, ma è proprio una cosa, proprio cioè, dopo, a lungo andare è pesante, cioè, perché c'è proprio quel tema lì che... Cioè, alla fine Accademia del Bene e del Male, cioè, non è, cioè, le due fazioni che dovrebbero staccarsi, cioè, dovrebbero essere proprio caratterizzate in un modo e in un altro, sono così e basta. Cioè, inutile. Poi è proprio teen, beh, il cattivo è proprio la battaglia finale, la conti proprio appena appena, così, guardi un attimo. Due secondi e via. Però non voglio aggiungere altro, perché adesso Simmo, te te lo segni e poi te lo guardi. Ma infatti sono andato a vedermi, perché mi è sfuggito. Poi ho visto la locandina, ho detto, sì, mi era perso nei suggerimenti, però no. La locandina, se la vedi, sembra quei filmacci molto glitterati. Sì, infatti ho detto, ma cos'è sta roba? Infatti per quello non ho provato a guardarlo. No, quando è segna recensione anche. Recensione. Come... lo guarderò. Quando, Dai, se mi dici che ti piace, vale. Mi massacri. Magari ti piace anche. Magari dice, è bello. Boh, non lo so, adesso parti per carità. Voglio aggiungere il mio ultimo titolo, poi passiamo un attimo ai top. Sì. Diciamo che la mia lista dei flop su cui sorvoleremo c'è, cioè, Morbius, che poi The Gray Man. E anche nella mia. Ora sarò magari... Cioè... Non so, Gray Man a me non è dispiaciuto, cioè, diciamo così. Anche a me. Ora, non è che mi sia dispiaciuto, è chiaro che comunque sì, ci sono delle cose che sono ovviamente viste per carità di Dio, però, cioè, tutto sommato le scene action ovviamente sono il punto sì. forte dei fratelli Russo, ma quello chissà perché, ecco, diciamo, quindi è inutile stare lì a dire. Ma allora, però, un film, allora, io oggi... Se tu mi chiedi, raccontami Gray Man, io non mi ricordo nulla. Non mi è rimasto nulla di più. Eppure è un film che c'ha Ryan Gosling e Chris Evans come protagonisti.
non dico che mi devi fare un filmone per forza, però un film che debba essere almeno che te lo ricordi piacevolmente. Io già all'epoca, perché mi sono andato a rileggere la mia recensione per vedere che cosa ne pensavo e mi sono tornate in mente tutte le critiche delle cose, ma è un film che mi aveva lasciato niente e veramente mi aveva deluso. Per completare la mia lista, prima di parlare di quello che è l'ultimo mio film, vabbè, Moonfall, Mimonia. scusa, Sì, ho capito. Anche lì. Jurassic World Dominion, Lo manco se mi pagano, lo guardo. non lo guardo neanche Lightyear, qual? Ho visto là? Lightyear, Lightyear. Ah, Lightyear, addirittura. Penso. sì, Pensavo. Emancipation, Ah, sì, quello con Will quello di Will Smith. Smith. Sì. Don't worry, darling. Titolo cinematografico non ha messo tanto anche a quello. Questo è l'ultimo film che metto nei miei flop, che è quello che mi ha fatto piangere il cuore perché c'è uno dei miei registi preferiti e uno dei miei attori preferiti, ed è il Pinocchio di Zemeckis. Ah, ok. Ah, sì. Ah, ok. Non so se l'avete visto, No, ma io però adesso non ci sta veramente. seguendo. C'è buon Jack Niemand, Giuliano, che lo ha massacrato. Cioè, una volta ho fatto live con lui e lo ha massacrato in una maniera incredibile. No, io amo Zemeckis. Gli ultimi film che ha fatto non sono i suoi migliori, ma cioè, per esempio, The Work, Sì. quello con ambientato sulle Torri Gemelle C'è Hewitt, quell'attore lì, oh Madonna. con Hewitt che fa il Funambolo. Sì, il A me è funambolo. piaciuto Anche a me tanto. quello mi è piaciuto. Sì. Però questo film l'ho trovato veramente. Nullo. Sì, hanno voluto. Non l'ho visto. Mio Dio. Veramente, io non amo il personaggio di Pinocchio. Pinocchio è uno dei personaggi delle favole. Non ho mai amato il classico della Disney, però, sai, mi aspettavo. Ed è il secondo film girato da un mio regista che mi piace, dei classici Disney, che lavora in un classico Disney, che fa un remake di un classico Disney che non mi piace e fa un film brutto. L'altro, uno è lui, Zemeckis, l'altro è Tim Burton con Dumbo. Faccio fatica. Sono secondo me i due peggiori live action, Live anche action. perché il Re Leone per me non è un live action, No, Leone. No. Cioè, allora. è un remake di Gatti Veterani Sì, cioè, allora, allora, cioè, a me, io sono sempre sincero, cerco sempre di dire, cioè, non c'è, dico quello che penso. Direttamente, in modo da essere corretto e lineare con tutto. Il Re Leone, a me quello lì, ora, è piaciuto per determinate cose, ma è proprio molto, è proprio un animale, cioè è proprio un leone, cioè non è. È una puntata di Quark. Sì, ecco, esatto. Ci prendiamo Quark come riferimento, esatto. È un musico di Quark, praticamente, Su vediamo. alcune cose mi ha fatto tornare indietro nel tempo. Sicuramente, però è chiaro che comunque se c'è da guardare quel lato lì, ce lo prendi proprio ed è proprio, cioè, sono proprio animali, cioè non è che hanno fatto delle robe per modificarle o altre cose del genere, essendo tutto anche poi completamente in CGI, che Jon Favreau da zero tutto, chiaro, ovvio, Sì. però comunque. Vabbè, ma diciamo che aprire una parentesi, ci sarebbe da aprire una grossa parentesi sul concetto dei live, diciamo, del progetto dei live action della Disney, quindi, perché alcuni hanno senso di esistere
un conto è che tu mi fai un live action con personaggi umani o personaggi umani e animali, ma che mi fai un live action con personaggi, tipo se tu mi fai il live action di Zootropolis, non è un live action. Vabbè, no. Oh, sì. Diciamo che comunque paragonando il live Quindi action, cioè diciamo del Re Leone, almeno il Re Leone è fatto in quel modo lì, sì, ok, non è, però almeno ha la storia che è lineare. Se io vado a prendere un live action che ho odiato e lo disintegro ogni volta che lo sento nominare, e mi dispiace anche doverlo dire, è Mulan, ma Dio santo, ma quello lì, che cos'è quella roba lì? Ma io cosa gli avevo dato di valutazione? 4, 4 e mezzo? Cosa gli ho dato di valutazione? Non mi ricordo neanche più. No, cioè, è una roba. Ecco, lui non è lineare, lui non ha niente. Cioè, nel senso, non ha preso quasi praticamente niente di Mulan, che a me è un personaggio che c'ho anche. Dov'è? C'ho anche la VHS, dov'è? Cioè, è allucinante. Cioè, quelle lì, cioè, sono icone e me le vai a. Non so se l'avete visto, io no, uno no, mamma mia, io no. cioè, guarda, ti giuro. Rumbo alcune cose buone, no, sto leggendo uno dei commenti. No, ma fondamentalmente nessun film ci sono dei film che sono totalmente brutti, totalmente sbagliati. Diciamo che i film i live action della Disney è raro trovare un film che è totalmente sbagliato. Anche i cinecomics, no, i live action non sono brutti, cioè anche Re Leone, anche Mulan e Dumbo, non è che è tutto negativo. A me il personaggio di Colin Farrell è piaciuto, la storia del suo personaggio, però fondamentalmente non c'entra niente. Sono stati aggiunti, la furbizia di Burton è stata di aggiungere dei personaggi umani in quel contesto, perché sennò sarebbe stato un film come Il Re Leone. Invece, John Favreau non ha voluto aggiungere nessuna componente umana nel Re È la Leone, stessa cosa comunque. e fondamentalmente il film è un remake, non è una trasposizione in live action, ma Un remake, è un remake, punto e basta. ma anche possiamo dire anche del libro della giungla, della stessa cosa. Cioè, il libro della giungla, Il libro giungla però c'è quello di Favreau, appunto. E quello di Andy Serkis sono due cose completamente, no, dico completamente, vabbè, però sono due cose diverse. È la stessa cosa, diciamo, la storia quella di Andy Serkis è un po' aspetta, no? è più simile al racconto originale. Quello di Favreau è una rielaborazione di quella della Disney, Sì. però diciamo che sarebbe una cosa un po' troppo, per non divagare troppo su questa cosa, altrimenti non Oh riusciamo no, più. il suo perché. No, infatti, perché altrimenti ce ne sarebbe infatti giustamente da dire. Ok. Però se ne potrebbe parlare più avanti in qualche live, perché comunque ce ne sono di argomenti da discutere. Assolutamente. Simo, tu quali film sono rimasti nella tua flop? La mia flop, per prendere la lista, allora, c'avevo anch'io The Graven, Morbus, Allora, c'ho ancora Acque Profonde, visto la piattaforma su Prime Ok. Video, con Ben Affleck e Ana de Armas, L'avevo messa. e Fresh su Disney Plus, non so se l'avete visto. No. Non l'ho visto perché mi hanno detto che era un po' horror, quindi ho evitato. Comunque sono questi due qua, ma Però ne ho sentito commenti, diciamo che forse la percezione cambia, perché comunque ci hanno fatto diversi meme, è diventato un po' virale sì, per il bravo, balletto, e quindi diciamo il giudizio si è ammorbito per quello. sì. Il film di Ben Affleck e Ana de Armas ovviamente si salva solo per il topless Salva di Ana de Armas. esatto.
infatti, diciamo, no, perché riesce a intrattenere, perché comunque trattiene lo spettatore, perché è curioso di sapere perché ci sta capitano, perché Ana de Armas si comporta così, gelosia, vuole sfidare lui, però poi arrivi al finale che dici no, ma non, io non lo pensa, l'ho talmente, l'ho visto, non mi è piaciuto, e forse avrebbe fatto parte dei miei flop se mi avesse fatto talmente schifo da essere rimasto impresso nella mia mente, ma neanche me lo ricordavo di averlo visto quest'anno, figurati. Ma infatti anche io l'ho visto tempo fa, ho dei ricordi non proprio limpidi di questo film. Quali sono i tuoi... Quelli che rimangono... I miei sono anche un po' particolari. Comunque, dicevo, I segreti di Silente, che l'ho detto, e Morbius, ok, Accademia del Bene e del Male, e poi dopo Ambulance. Tanto. Ah, mi manca, devo vederlo. Ambulance. Lo sai? Invece non è un top, ma è forse uno degli ultimi film di Michael Bay che non mi ha fatto addormentare. Dico, noi, tra l'altro abbiamo visto su Netflix. Non ho capito, scusa. È su Netflix adesso, mi sembra. Sai che non mi ricordo? Io ho visto delle persone che mi hanno detto che forse è disponibile su Netflix. Sì, ma noi l'abbiamo visto solo per un motivo, io e Matteo, perché c'è Jake Gyllenhaal. Posto. Okay. Solo perché c'è lui. Ecco, allora va bene. Perché c'è lui. No, è su Now. È su Now. Now, ok. Su Now. Poi dopo, un altro che invece questo è su Netflix, è la piattaforma che ho visto perché è un po' particolare, è I Came By. Ah, me l'hanno consigliato, me ne hanno parlato bene, però è nella lista, ma devo vederlo. È un film che... Dio, ma l'hai visto te, Luca? È un horror, Luca, quindi non sto stare. Non credo. Come si chiama? I Came By. No, non l'ho visto. Però è quel tipo di film che manca, cioè dici, boh, cioè non riesci a capire bene da metà in poi, cioè, più che verso la fine non è spiegato bene, non è voluto bene, cioè secondo me, dopo poi, oh, per carità, cioè diciamo che non è brutto, non è brutto, non è quello il discorso, perché Morbius è brutto, non è quello, sì, ma I Came By non è bruttissimo, non so, quindi te Simo allora ha detto che non l'hai... Ce l'ho nella lista da vedere, beh, perché l'avevano consigliato, però non l'ho allora visto. Non dico altro, proprio perché non voglio rovinarvi, diciamo, quella cosa lì, ecco, quindi magari se ci date un'occhiata poi mi fate sapere. Io comunque vi ho già detto che secondo me manca qualcosa, manca una spinta, un po' di spiegazione in più, ecco, non sarebbe guastato, okay. Diciamo così, secondo me. Dopo poi. Comunque, vado avanti allora? Completo la lista. A me piacciono, a me non sono piaciuti i vampiri, no? Allora ho guardato nel periodo, anche dopo che c'era Halloween così, Day Shift. Oh madonna, sì, cavolo, è vero, l'ho visto anch'io, mi sono dimenticato di metterlo, mamma mia, se l'ho visto. Che male, e dico, cos'è Blade, un misto tra Underworld, un misto tra Van Helsing, un misto tra... Allora, non è un misto, è una tamarrata. Tamarrata americana. È una domanda che è consapevole di essere tamarra. Sì. Esatto. E fondamentalmente, quindi l'avete visto? Se te lo devi vedere, te lo devi vedere per divertirsi. Sì. Infatti, è un film divertito. Dico, quindi l'avete visto? Per me quel film lì, cioè se mi fanno uno spin-off con un protagonista solo Snoop Dogg... Perché c'è lui! Ah, esatto, è vero che c'è Snoop Dogg. Cioè, il suo personaggio per me è spettacolare. Sì, che sembrava che poi alla fine... Ma, cioè, sì. Poi non lo so, con quel cappello.
Vabbè, diciamo che nella flop, vabbè. Comunque, proprio andiamo avanti. Ecco, un film che mi avevi consigliato te, Simo, che purtroppo a me non mi è piaciuto, ed è proprio Granchio Nero. Ah, non ti è piaciuto? No, No? Granchio Nero no. Cioè, allora, l'unica cosa che salvo di quel film lì è come hanno ricostruito il post-apocalittico. Quindi, tra Sì. virgolette, diciamo così, la parte ghiacciata, quindi tutto lo scenario come l'hanno riprodotto è molto, cioè, ben Sì, quello è costruito. bellissimo, bello. Quello lì io non dico niente, ma tutto il resto non No, si più che tutto capisce. sai cosa? Che non sai chi combattono, chi sono i nemici, quello sì. Oh, ecco, è proprio Chi per sono? quello. E c'è quello lì il problema anche. Non so se è una Quello sì. cosa voluta, Non lo so. se è una cosa voluta non dire niente. Non lo so, ecco, però vedi, ora non sono solo io. Infatti volevo sapere anche da voi, adesso, insomma, almeno diciamo che c'è la conferma, cioè non sai contro chi, cioè, loro fanno tutti questi piani, quindi l'operazione Granchio Nero, vanno sul ghiaccio, fanno Sì. tutti i colori, ovviamente ho detto, sono sicuro che rimarrà ovviamente Naomi anche Non mi lì. la pace. Ma perché anche lei fa tutto, ultimamente anche lei ha fatto il declino, è una, a me piace Sta facendo un declino lei. Sì. no, aspetta. Il declino di film. Vabbè. No, ma diciamo che ha avuto il picco suo hollywoodiano, l'ha avuto poco dopo i film della trilogia. Uomini che odiano le donne lì. Esatto, lei ha avuto quel successo lì, è arrivato come succede un po' da altre parti. Quando ci hanno dei picchi all'estero, determinati film che arrivano negli Stati Uniti, poi prendono determinati attori, li inseriscono, alcuni funzionano, alcuni no. Un po' come è successo con Penelope Cruz, Antonio Banderas, Favino, prendono degli attori di altri paesi, alcuni poi restano, lei comunque ritornata a fare film in Svezia e a fare dei film, diciamo, non di altissimo budget da altre Peccato, parti. peccato. Vabbè. Poi vado avanti. Ora l'altro è È sempre. lunghissima sta lista. Ne hai messi allora, Ale, di flop? Ah, sono 10 e arrivo Ma sì, però alcuni ho fatto un po' fatica perché ho detto, se non sono brutti come tipo come Morbius, ecco, riprendo sempre poveretto Morbius, vabbè, dico, però alla fine eccone un altro ed è su Netflix questo ed è Troll. Troll, devo vederlo. Mi manca. A me trovo non mi ha dispiaciuto. Non è. Ah, ciao, la via del cinema. Scusate, ecco. Ciao. Ora, infatti, io non ho dato una valutazione negativa, ho dato 6, perché alla fine non è brutto in sé. Diciamo che comunque è praticamente una copia. Adesso io non voglio dire niente perché ovviamente te, Simon, non l'hai visto. Ma tu pensa a King Kong o barra Godzilla, comunque King Kong, ecco. Quindi Kong Skull Island, ecco, quella roba lì. Tanto ti ho già dato l'idea, ecco. E poi Ok, vedrai. ok. No, perché comunque è un film norvegese, quindi comunque non è che c'è una grande cultura cinematografica, quindi comunque anche vedere è un film, diciamo, di quella qualità, perché comunque fondamentalmente non è bruttissima la No, no, CGI no, no, loro del film, tolta qualche ingenuità della storia, però sinceramente non mi è dispiaciuta. È un po', ho trovato un po' banale il finale, un po' alla Godzilla. molto. Esatto. Esatto. E dico, non posso andare oltre perché vorrei dire anche sulle scene action, ma se lo dico dopo la fine, ecco, magari Simo, se lo guardi, stai attento alle scene action. Ecco, Ok. in modo che fai riferimento e proprio mi dirai poi, ci dirai la tua, in modo da che se lo vedi. Io l'ho visto e non mi
messo, non l'ho, sinceramente non l'ho messo nella flop perché mi ha sorpreso in positivo, nel senso che mi aspettavo qualcosa di più becero, di più di basso livello, invece si è rivelato migliore del previsto, quindi diciamo non mi ha deluso. Infatti, come dicevamo prima, è uno di quei film che comunque non è che sono proprio come hai detto tu, Luca, così che proprio quelli che vanno proprio giù, proprio fatti proprio male, però sì, che qualcosa in più, ecco. Però comunque... nel senso, io ho messo, ovviamente, se io ho messo nella flop, ho messo The Northman. Sì, sì, sta. Cioè, nel senso, è una questione di aspettative, nel senso, cioè, come dicevo, è un film che alla fine io gli darei un 7, cioè, più o meno io l'ho fatto una via di mezzo. Però, cioè io da un regista che mi ha fatto The Lighthouse, mi aspettavo molto, ma molto di più. Ma soprattutto qualcosa di molto, molto diverso. Okay. Sì. Proprio faccio gli ultimi due restanti e tengo per ultimo uno che forse vi farà male, però non lo so. Comunque, diciamo che ora, The Adam Project, questo è il penultimo. Oh no. Vabbè, ci sta. Mi manca, però ce l'ho nella lista e non riesco ancora a guardarlo perché è sempre lì. The Adam Project è il... diciamo è un film, è uno dei tanti, nel senso, cioè, sì, classico film d'azione con Ryan Reynolds, c'ha un bel cast, ma fondamentalmente non è niente di che, cioè ti trovi, è quel film che tu lo vedi, ti metti lì, ti passa quell'ora e mezza, sì. Però poi dopo dici vabbè, non ti lascia niente, via. Sì, esatto. Anche su visto e rivisto, e poi non c'è una cosa che ti faccia proprio, come dici te, Luca, cioè, ti passi le tue 2 ore, quello che è, ecco, così. Ah, più... forse l'unica cosa è che, visto il cast, uno dice mi volevo aspettare di più, perché c'è Mark Ruffalo, ci sta Zoe Saldana, c'è Ryan Reynolds, Jennifer Garner. Ah, mia. Ah, Zoe Saldana, mamma mia, cuoricione subito Zoe Saldana. Mi piace a Matti, ma quella... quella donna lì piace a Matti. Cioè, è inutile. Te la metti così, la metti verde, la metti blu, lei tutti i colori ne ha fatti ormai. Tutti i sensi. Sì, è vero. È vero. Mamma mia. Ok. Ha fatto anche una serie dove recita quasi tutto in italiano, quindi... Ah, sì? Tutto in italiano. Però... che lei è sposata con il marito italiano, sì. Lei vive in Italia. È vero. E questa serie qui che ha fatto, che su Netflix, dove recita quasi completamente in italiano, perché la serie è ambientata in Italia. Ah, ok. Come si chiama, Luca, quella lì che non mi ricordo? Anzi, non me lo sapevo proprio, altro che? Che è la forza di un amore, From Scratch. No, questo me la devo segnare assolutamente. Perché mi interessa. È vero, c'ha il marito italiano. Ecco perché, infatti, dicevo, a suo tempo, quando nel periodo della pandemia, lei aveva messo una foto dove era messa così, mi pare, una roba del genere, che faceva un saluto all'Italia, riferito all'Italia, verso di noi. Ecco, adesso ho capito perché. Perché comunque ha detto che in un'intervista proprio ho visto che ha imparato nostra cultura, le nostre cose, insomma, le piaceva, diciamo, le nostre bellezze, diciamo, del nostro paese, ecco, diciamo così. Quindi adesso ho capito perché, dopo quando appunto mi sono informato. Sì, tanta roba quella. La Zoe. Bene, vado l'ultimo, siete pronti che vi farà un po' male? Vai. Thor. Ah no, beh, ci sta. Posso capire, sì, niente da fare, vai Luca, fai, esprimiti. Posso capire, cioè. Ma tu, no, puoi... io... Thor Love and Thunder
ma è un po' come è successo anche con Ragnarok. Allora, diciamo che il problema di questo film è che la gente si aspettava da Waititi che facesse un film alla Gunn, e alla fine ha fatto un film alla Waititi. Sì. Cioè, Molto lo vuoi dire. perché la gente diceva: eh no, ma ora Waititi adesso fa un film dei suoi perché ha fatto Jojo Rabbit. Allora la gente si aspettava: va, Jojo Rabbit, però la gente si dimentica che lui ha fatto, oltre a Jojo Rabbit, ha fatto anche il film di What We Do in the Shadow, che è una comicità allucinante, sopra le righe, schizzata, ed è fondamentalmente è il suo stile. Quindi il discorso è che si aspetta molto qualcosa di decisamente diverso, e alla fine il film non è piaciuto perché forse non è adatto per quel tipo di racconto, però io rimango sempre dell'idea che le migliori scene action di Thor le ha fatte lui. No, infatti non è, sono le cose che sono fatte bene. Io, cioè, non puoi, è inutile, cioè, lì non riesco proprio a dire Io ricordo tutto. sempre cioè i due film precedenti della gestione Waititi, il Thor di Branagh e il Dark World, che non ricordo più chi l'ha diretto, Non non ricordo credo, neanche io. Neanche io. ma non lo ricorda nemmeno chi l'ha diretto, se non è lui l'ha diretto il film. Mamma mia. Erano due film che sono passati nell'anonimato più completo. Cioè, il primo film che di Branagh, tu ci trovi solamente le scene all'inizio, quando fanno i banchetti, la parte, diciamo, più shakespeariana. Sì. Perché alla fine Branagh, quando gli metti quei contesti lì, gli si brillano gli occhi a cuoricino Lui sì. e ti fa delle belle cose. Però fondamentalmente in quel film di Branagh c'è niente. E la cosa è, quel film, se non fosse perché era il film di origini di Thor, sarebbe stato un film dimenticabile. Dimenticato. Purtroppo. E Dark World è ancora peggio, perché non ti dà niente. Con l'arrivo di Waititi, bene o male, nel bene o nel male, di questo film la Se gente ne si parla. ricorda. Sì, ah sì, ricordo sì. Ti lasciano qualcosa, perché per me fondamentalmente il film, molti criticano Tolkien per alcune cose, però fondamentalmente, tipo, molti dicono lo Zeus di Russell Crowe sia un personaggio brutto, ma secondo me è simbolico, perché ti mostra in maniera, diciamo, nitida come diciamo, gli dèi nel tempo siano diventati totalmente disinteressati all'umanità, a differenza degli Asgardiani, che sono rimasti fortemente legati all'umanità. E lo stesso Thor parla di Zeus come di ricordi antichi, come fosse un suo eroe d'infanzia. Quindi ti mostro il fatto che fondamentalmente ci sia stato un allontanamento tra Asgard e il resto del Pantheon. E il modo con cui si comporta è praticamente palese a volerti raccontare quel tipo di divinità, e quindi a giustificare anche il perché il personaggio di Gore si comportasse in quel modo. Cioè, Super. e alla fine
però ovviamente viene raccontato nello stile di Waititi. E comunque colui che ha tirato su il film ancora una volta è proprio lui. Tio Bono, se mi piacerebbe incontrarlo, Christian. Christian Bale. Eh sì. Che uomo. Bel personaggio. Ma stiamo scherzando, ma quello lì c'è. Ma che carisma che ha, Madonna Santa. C'ha un carisma allucinante. Attorone. Assolutamente. Ok. Direi che possiamo passare il top. Passiamo ci siamo divertiti con i flop, adesso possiamo passare con i top. Io partirò con forse quelli meno, sarebbe facile parlare subito dei titoli, diciamo, tocca di tutti come Avatar, Batman, Top Gun. Premetto che io sono un amante dei musical, quindi non vi sorprendete se ci saranno almeno un paio di musical nella mia top. Allora, un film che ho recuperato proprio ieri, che è il film che secondo me sarà il mattatore nella stagione dei premi. Forse ho capito. Questo me lo segno perché sono sicuro di non averlo visto. È Everything Everywhere All at Once. Quelli, proprio lui. Devo vederlo. Ed è un film assurdo. Io quando ho visto il primo trailer non gli avevo dato due lire. Cioè, sono d'accordo anche io. Me dal trailer. Il trailer è fuorviante, ma il film ha una profondità e una capacità di riuscire a raccontare problemi generazionali legati all'immigrazione, al riuscire a alle relazioni famiglie, diciamo marito moglie, padre figlia, madre figlia, cioè diverse generazioni, diverse cose, e tutto attraverso l'escamotage del multiverso che poi il metodo in cui si possa interagire col multiverso, che è in base al disagio, cioè è il disagio quello che ti permette di viaggiare, cioè ogni diverso tipo di disagio. Mentale, fisico, umorale, cioè è la chiave per accedere a un altro mondo, ed è assurdo, ed è, io mo non voglio dire niente perché nessuno di voi l'ha visto, e quindi posso dire, io diciamo, tra i film che devono essere, che hanno ricevuto più nomination ultimamente, che sono questo e l'Isola degli Spiriti. L'Isola degli Spiriti ancora non l'ho recuperata. Ed è, a me piace perché io non so chi di voi ha visto In Bruges. No, In Bruges non l'ho visto. In Bruges, praticamente, sempre con Gleeson e Farrell, come coppia di protagonisti, e c'è lo stesso regista, che ritornano tutte e tre insieme nell'Isola degli Spiriti, e io quindi, visto quel film, l'ho amato tantissimo, sono molto curioso di vedere quest'altro, però dalle mie parti non l'hanno dato quando è uscito al cinema, quindi devo aspettare che arrivi su piattaforma. Ah, questo okay. Lo sono segnato assolutamente, no? Ma è da vedere. E questo qua...
recuperatelo perché è veramente eccezionale. Credo, diciamo, le tante nominate, cioè, era particolare perché pensavo fosse molto legato alla fantascienza, invece c'è molta introspezione, psicologia, cioè affronta diversi generi e utilizza il concetto sci-fi come chiave di lettura. Alla fine non è la cosa principale, cioè veramente, nonostante che a livello di storia sia quello che è principale, cioè praticamente ti occupa quasi l'interezza del film, è la cosa che conta meno. Quindi è fondamentalmente veramente interessante. Poi il regista, io non so chi l'ha visto, sono due registi, uno dei due ha girato un altro film che è un'altra follia, che era Qual è? Swiss Arm, quello là con Daniel Radcliffe che fa il cadavere. Ah, che fa il cadavere? Ah, no. Pensavo fosse un altro. Ah, Swiss Army Man. Devi farmi me. No. Swiss Army Man con Paul Dano e Daniel Radcliffe, che è un cadavere, che però è Ok. assurdo ed è lo stesso regista ed è micidiale. Ok. Passiamo a Simone, qual Allora, è il sì, tuo... io vado, anch'io come Luca, escludendo i vari, sai, filmoni che magari poi diremo tutti. Questo è un film che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Io sono rimasto basito da quello che ho visto perché è veramente, veramente bello. È su Netflix ed è Athéna, un film francese. Non so se l'avete visto. Ho capito, no, io non l'ho ancora Sì. visto. Ho capito qual è perché avevo visto che avevi fatto la recensione, era qualcosa. Sì, avevo fatto la recensione video, avevo fatto, sì, la No, recensione video. lo conosco, ce l'ho in lista una volta, Ah, mi sono sempre dimenticato di ve lo iniziarlo. consiglio perché è girato veramente, veramente bene. Sembra di essere proprio nel cuore di questa rivolta che Atena è un quartiere francese dove si svolge questa rivolta e ci sono dei personaggi, degli attori che io conosco, soprattutto un attore che è fenomenale, è bravissimo, è veramente molto coinvolgente, dura poco più di un'ora e mezza, ma sembra che siano passati 30 minuti. Veramente, veramente bello. Mi è Ottimo. proprio piaciuto tantissimo. No, mi aveva già tirato dal trailer, comunque dopo Venezia si è iniziato a parlarne bene. Sì, poi a me piacciono questi generi di film, quindi è tra i prossimi da vedere. Vedere. Ok. Assolutamente. Ok, vado col mio, quindi escludendo gli altri, che è un film che proprio mi ha colpito, che non mi aspettavo assolutamente potesse essere così coinvolgente, è Zemenù. Mi Cioè, manca. ma fantastico, cioè, tu sei lì, sono tutto banale, cioè, sembra tutto banale, mettono un po' così, cioè, proprio alla fine è come hanno costruito. Intanto, vabbè, ok, Ralph Fiennes, va bene, lasciamo stare che lui è proprio perfetto, cioè, ma come è stato proprio costruito tutto, cioè, è una roba talmente coinvolgente che poi rimani anche così, cioè, non ti aspetti e non è banale, cioè, non ti aspetti che possa andare in quel modo lì, ecco, adesso non volevo andare oltre perché magari se qualcuno l'ha visto, ovviamente, o voi l'avete visto, quindi No, io no. non l'hai visto.
Io sì. Vabbè, anche lì c'è una Taylor Joy, tanto per, tanto per cambiare, lo dico, però comunque veramente bello, bello, proprio. Poi per chi ama la cucina, vero? Perché... il contesto è fantastico. È molto, molto bello, usano il... è anche una critica, diciamo, a un certo tipo di influencer e diciamo un po' nei confronti dei food blogger e questa nuova categoria di VIP, questi chef che diciamo vengono esaltati un po' a personaggi quasi mistici. E lo usano con una sorta di umorismo nero, perché comunque il film non è, diciamo, uno dei motivi per cui lo si riesce a guardare è che nonostante ci sia parecchia tensione, c'è una leggerezza di fondo che fa da contraltare, quindi ti permette comunque di vederlo e di sopportarlo, perché comunque... E poi arrivano le stoccate, poi ti taglia a mezzo. Sì, diciamo che forse diciamo l'unica cosa che un po' che ho trovato un po' eccessivo era i commensali, diciamo gli ospiti, che in alcuni casi l'ho trovato un po' troppo esagerati nella caratterizzazione, un po' troppo macchiette alcuni. Però fondamentalmente c'è Ralph Fiennes che senza mai cambiare espressione, cioè nella sua inespressività era espressivissimo, cioè riusciva a far trasparire la rabbia, il disagio, e non cambiava mai il viso, bastava solamente che cambiava leggermente lo sguardo per tutti i suoi sentimenti. Sì, una maschera, sembra che ci avesse una maschera in faccia, impassibile, fantastico. Però comunque infatti non voglio andare oltre, perché Simo, quello lì veramente lo devi guardare, perché faranno un remake italiano con Caracciolo, che si chiamerà O Menù. Bella questa. Poi arriva lui che ti dà una sberlona, ti fa volare via i polmoni. Sei a posto? Gli ammazzo tutti così, gli ammazzo. Sì, ti fa volare via i polmoni, eh. Cioè, non è che se me lo dà a me mi portano via con la barella, proprio così, direttamente proprio. E anche belle, che sberle che tira, mamma mia. Ok, il mio secondo film che metto nei top, credo, questo forse non l'ha visto nessuno tra di voi, è su Apple TV. No, sicuro, no. Ed è Ciaccia di Hans Moth. Non ho neanche sentito io. Sono proprio rimasto. Fa vedere. Allora, vabbè, il film. Ciaccia. Real Smooth. Ha vinto al Sundance Festival quest'estate. Però diciamo non. È un film. Con il regista, praticamente il regista interprete è al debutto e ha come coprotagonista Dakota Johnson, che è anche la produttrice. Ed è una storia molto particolare di questo ragazzo che praticamente ha finito l'università, deve trovare un modo per trovare un lavoro, per andare a vivere in Spagna con la sua ragazza, che si è trasferita lì per gli studi, e inizia a lavorare come intrattenitore per le feste del Bar Mitzvah della sua
del suo quartiere e lì fa la conoscenza di questa madre, Dakota Johnson, che ha questa figlia adolescente autistica, che è interpretata da una ragazza, da un'attrice veramente autistica. Era. Ed è molto particolare e lui praticamente riuscirà a rompere quel muro emozionale di questa ragazza e diventerà piano piano parte integrante di quella famiglia, si creeranno situazioni particolari con la madre, con lei, con il padre che ritorna, cioè molto particolare, molto dolce, molto però non è smielato, è molto divertente, intelligente. È il classico film indipendente del Sundance. Ok. Cioè, con quella fotografia un po' bruciata, particolare, però diciamo è un film carino, leggero, che si riesce a vedere tranquillamente, che fa pensare. Quindi, se avete, visto che adesso c'è, Ci sono 2 mesi gratis. diciamo. Will Smith che Esatto, visto che con Emancipation c'è la possibilità di avere 2 mesi gratis, è uno dei titoli da recuperare insieme al prossimo film dei top che vi suggerirò dopo. Ok, Simo. Allora, il mio secondo top, sì, non so se è da considerare proprio un film, ma io direi di sì, è Licantropus che è su Disney Plus. Ah, non l'ho ancora visto, me Non l'aveva l'hai visto, Ale? consigliato Giuliano ancora e poi io non sono ancora riuscito a guardare. È vero. Mi è piaciuto perché Allora. c'è questo tema appunto bianco e nero e questa che poi lui, anche l'uomo lupo, c'è pochissima CGI. Mi è piaciuto anche questo un po' che ricorda un po' i film vecchi, anni 30, anni 40, così, dove appunto gli effetti speciali erano proprio pari a zero. Ma mi è anche piaciuto, mi ha intrattenuto, mi ha coinvolto. Ho passato un'oretta, penso che duri, forse non arriva neanche all'ora, 50 Mi minuti forse. sono 40, Forse 50 scarso minuti. 50 Ah, minuti. 50 minuti. Mi è piaciuto, mi ha sorpreso. Un medio metro. Vabbè, Medio metro. tu calcoli nella mia lista dei prodotti della fase 4, l'ho messo al primo posto, Ah, ok. davanti a WandaVision, quindi. Ah, ok. Vabbè. Sì. È nella mia top, Ah, ok. l'ho messi nell'unica voce i due speciali della Della Marvel, Marvel. cioè quindi Licantropus e Guardiani della Guardiani, Galassia. quindi ho messo un unicum, visto che sommandoli fanno un film. Fanno un film, è vero. Assolutamente sì, tanta roba i Guardiani. Sì. Adesso vado col mio, che è un film che veramente mi ha veramente colpito, ma ha colpito proprio veramente in positivo. C'è una roba, Pinocchio di Guglielmo del Toro, però c'è quello lì, oh, mamma, cioè veramente è stato una roba, c'è un grande lavoro dietro. Poi ho visto anche appunto dietro le quinte, quindi ha fatto tutta la presentazione, quanto tempo, come l'hanno fatto, e stop motion, e questo qui, Dio, buono. Cioè, ma anche lì c'è veramente un lavoro dietro. Poi dopo la storia che sono andati a costruire, c'è veramente anche le musiche, cioè veramente ti toccano proprio, e quindi è un film veramente fatto da Dio, secondo me, da Dio. Io non ho veramente altro da aggiungere. Cioè, Guglielmo è un mostro nel suo campo, e poi tutti quelli che hanno lavorato con lui,
hanno fatto una roba veramente, cioè i 15 anni alla fine, cioè ne valsa la pena per fare una roba veramente bomba. Poi Bravo. l'avete visto, tu Luca l'hai visto, vero? Io sì. Simo? Io no, purtroppo non ancora. Subito quello Eh sì. lì è da Allora, beccare subito. il Pinocchio di Del Toro mi è piaciuto anche a me ed è nella mia top. Ed è un film che però è divisivo, nel senso, è molto diverso, non senza tenere conto del film della Disney, ma è molto diverso dal libro originale. Quindi, fondamentalmente, chi ha letto il racconto di Collodi ed è affezionato a quel tipo di narrazione. Infatti molti di quelli l'hanno criticato per quel motivo lì. Quindi, da un punto di vista della fedeltà e della concettualità del messaggio di Collodi, il messaggio di Del Toro è molto diverso. Però, io, non avendo letto l'opera originale, diciamo, non posso giudicarlo dall'opera originale. E questo, diciamo, un po' rientra un po' in quel tipo di critica di quelli che dicono ma non è fedele, non è fedele. Diciamo, è una critica che uno può fare solamente se lo conosce, però se lo devi fare, questo tipo di critica lo devi fare con tutte le opere tratte da qualche altra cosa, perché altrimenti, cioè, se lo fai solamente con quello che conosci e poi automaticamente esalti altre opere che, perché non conosci l'opera originale, diventa un po' una cosa ipocrita. Quindi o lo giudichi per quello che è o no. Allora, a me è piaciuto, essendo amante dei musical, ho apprezzato moltissimo tutta la componente musicale e le interpretazioni, la qualità dei testi, molto interessante il discorso, il concetto di disubbidienza, che ti viene, c'è cioè una ricorrenza di immagini che ti invita a pensare all'obbedienza e alla disubbidienza, e ci sono diversi livelli di disubbidienza nei confronti della famiglia, delle istituzioni, dei poteri forti contro le ingiustizie, e poi c'è il ragionamento anche delle responsabilità, cioè tu disubbidisci, anche se per motivi giusti ogni disubbidienza porta a delle conseguenze. Quindi, fondamentalmente, il film non c'ha. Non ha una morale, diciamo, estremamente positiva. Quindi, anche da questo punto di vista qua, molti l'hanno criticato perché non è molto, diciamo, incoraggiante, però è molto veritiera, nel senso, comunque, ritrae un po' la realtà. Ed è una delle cose che ha fatto sempre Del Toro, perché se andiamo a vedere il Labirinto del Fauno, è l'emblema del non lieto fine. Sì, mamma mia. Se poi Quindi, vai a prendere. come racconta lui le favole, Sì. perché lui racconta favole, non c'è mai un lieto fine, anche se anche il presidente Nightmare Alley. No, no, bravo, è vero, l'hai visto te, Simo? No, mi manca anche No, quello. Mi no. manca. Volevo dirlo, infatti, sì. Diciamo che c'ha questo suo, è il suo modo di narrare, mai darti un finale totalmente positivo o totalmente negativo. Però c'ha un significato, però che abbia un significato, cioè nel senso, che capisci il perché è così.
Ecco, diciamo, quindi tutte, diciamo... Sì, alla fine è lui al diciamo la, alla fine è il discorso che fa lui è sempre raccogli ciò che semini. Quindi il finale è positivo, ma è positivo in base alle cose che hai fatto ed è negativo in base alle cose. Quindi diciamo, Del Toro ha quell'atteggiamento lì. Sì, quello di Nightmare Alley, sinceramente, anche lì, ma non voglio dire niente perché ce l'ho qua, ce l'ho. Ce l'ho qui, però non lo voglio, non ti voglio, no, non voglio rovinarti. Tu. No, Simo, cioè, se io te lo... Se... No, no, se mi rovini tutto. No, ma stessa... limitiamoci. No, quello lì è un film molto, diciamo, possiamo dire è lento, nessuno è vero, però comunque c'è proprio passo dopo passo, te lo studi, diciamo, proprio così, per capire fino a che punto provi a dare proprio una deduzione su fino a che dove può spingersi, ecco, diciamo, la cosa. Quindi anche quello lì, veramente, mamma mia, alza le mani. Dove c'è lui dietro Del Toro, io sono già tranquillo. È proprio... Allora, per il prossimo film sono indeciso su quale darvi, se è quello di l'altro di Apple TV o quello che ho visto al cinema sempre il mese scorso, però vi dico quello di Apple TV, okay. Che è Causeway. Lo conosco. Causeway è quello con Jennifer Lawrence e l'altro attore che non mi ricordo mai come si chiama. Forse. Jennifer Lawrence e Harry. Ecco qua. Ah, ecco. Brian Tyne Henry, che sarebbe Tangerine in Bullet Train, ok, sì. Fastos in Eternals, sì. Oppure se avete visto Atlanta, no, Atlanta no. La serie con Causeway, eccolo la serie con Donald Glover, no. Lui è Paperboy, il gangster che diventa un rapper. Ah, ok. Allora, Causeway è un film particolarissimo, è un film che ha una è molto molto lento. Che racconta la storia di questa reduce di guerra, che è Jennifer Lawrence, che viene rimandata a casa dopo che per un incidente ha avuto un problema al cervello e deve tornare per fare la riabilitazione. Okay. Torna a casa in una la classica periferia di città, deve ritrovare se stessa, deve reinserirsi nella società e fa l'amicizia con questo meccanico che è proprio Tyre Henry, che è pure lui un è un meccanico che gli manca una gamba, che in un incidente, che ha perso, diciamo, la gamba durante un incidente. E queste due persone si ritrovano e hanno un percorso, tra virgolette, riabilitativo insieme, più emotivo che fisico. Ed è molto particolare e secondo me... soprattutto quest'ultimo potrebbe aspirare a qualche candidatura come okay. Attore non protagonista. Okay. Il film dura è lento, però dura poco. L'ho visto, un'ora e mezza. Quindi diciamo ti lascia guardare, c'ha una bella colonna sonora molto lounge,
molto tranquilla. E secondo me è un film che, come un po' tutti i film che escono su Apple TV, non ricevono, diciamo, la visibilità che dovrebbe ricevere, soprattutto da noi, perché in America comunque Apple TV ha più gente, che visto che l'uso è più l'uso dei dispositivi Apple è più diffuso rispetto da noi, quindi ci sono più agevolazioni nell'abbonamento, così. E secondo me meriterebbe un po' più di pubblicità, un po' più di considerazione. E secondo me è uno di quei film che a me è piaciuto tantissimo. Mi sono piaciuti tutti e due gli attori, e secondo me hanno una chimica strepitosa. Non è una storia d'amore, quindi scordatevi, è proprio è bello proprio per questo, cioè è un racconto molto umano. Quindi se approfittate di questi 2 mesi di Apple, Grazie. perché ne vale la pena. Ok. Ma Apple Plus sforna prodotti notevoli. Sforna. Infatti, io ho visto Scissione, la serie TV, che wow, mamma mia, che bella. Ce ne sono tante. Oggi ho visto l'ultima puntata della seconda stagione di Slow Horses, quindi Sì, prodotti veramente belli. merita tanto. Vai, Vado Simo. con l'altro Ok. top. Allora, prendo Doctor Strange, Multiverse of Madness. Per me top, perché beh, la regia di Sam Raimi, ho visto, a me piace il cinema horror, è riuscito a mettere decentemente un po' di horror in un film Marvel, e mi è piaciuto molto il personaggio di Scarlet Witch, cioè lei come recitato, un villain cazzuto che era veramente pericoloso. Mi è piaciuto come film della Marvel. Ti do ragione, perché non l'ho messa nella mia top, perché non rientra nei primi 10 film, ma come hai detto tu, c'è Raimi che cita Che Raimi, cita Raimi, sì. perché ci sono tanti riferimenti all'Armata delle Tenebre, a Bravo. casa. Sì. Sì. Per me il mio cinecomic preferito di tutti i tempi è Spider-Man 1, non il 2, Ok. l'1. E quindi sono molto affezionato a Raimi, e sinceramente ci ho visto tanto, e da un punto di vista visivo e narrativo mi è piaciuto. Non a livello di connessione con il resto dei film, l'ho trovato un po' più Sì, scollato quello sì. rispetto, e quindi diciamo un po' quello mi ha fatto, non me l'ha fatto entrare nella top 10, però è tra i migliori film della fase 4. Sì, assolutamente. Quindi dal Vero. punto di vista di, sono alcune cose ovviamente un po' così, però se non altro almeno è fatto. È proprio, cioè, è fatto questo bene, cioè, si vede proprio, come dicevi te, anche Simo, il Raimi, cioè tanta, tanta roba lì, Lo vedi? Il mamma mia, cioè, si vede proprio, suo tocco c'è, diciamo, lo vedi scornato proprio. così un film Marvel. In effetti è stata proprio una botta, Eh sì. veramente. Sì, ma sono lì, da quel punto di vista lì non ho più niente da dire, veramente. Allora, io direi, vado col mio. Diciamo che sì, c'è, cioè io. Allora, un film, diciamo, che comunque ho apprezzato. Questo qui solleverà un po' di. Vabbè, comunque, Glass Onion. Critiche. Sì, Glass Ah, Onion. non l'ho visto. Perché? Non
mi è piaciuto, ma non lo reputo nei top. Perché, e ti spiego anche perché, così almeno Sì. questo film qui è diviso praticamente, non voglio andare troppo oltre, però si è proprio diviso in due parti. Cioè, è quel film che mi ha fatto, diciamo, ricredere, diciamo così, mentre lo stavo guardando. Cioè, è salito di punti, incredibile. Proprio a me piace quando c'è lo scatto, diciamo così, non so, adesso non voglio andare oltre perché Simo non l'ha visto, quindi non posso. Ma tanto è un genere di film. Io non ho visto neanche Knives Out perché non mi piace lo stile di questi film. Ah, ok. Cioè, è creduto un Però po' non sul volevo quindi fare. puoi anche spoilerare tranquillamente. Insomma, è proprio una cosa mia che non mi piace, anche se Vabbè, diciamo, evitiamo lo spoiler perché comunque a prescindere da noi, anche chi segue, essendo Beh, quello uscito sì. abbastanza recente, è meglio evitare di spoilerare qualcosa perché comunque Diciamo che comunque. essendo un film giallo, mystery, diciamo, Sì, no. quindi teniamoci sul vaglio. No, però comunque mi ha fatto proprio tac, è stata proprio la scintilla, tac. Righe, è proprio così. No, ma io ti dico, da un punto di vista narrativo, un punto di vista di film, a me è piaciuto tanto. A me quello che non è che non mi è piaciuto, ma che mi ha spiazzato, tra virgolette, confuso è comunque è che se io lo paragono con il primo film, la caratterizzazione del protagonista, il Benin Blanc, è molto diversa, nel senso che è molto più caricata, è molto più sopra le righe. E poi non ho apprezzato l'ambientazione, nel senso, mentre nel primo film hai un'ambientazione molto più classica, in una molto più normale, qui ti trovi in un contesto che sembra quasi fuori dalla realtà. Perché comunque è troppo esagerato, ci sono elementi di quasi fantascienza, troppo, diciamo, surreale, che un po' stona con il tono del primo film. Infatti, se questo fosse stato il primo film, avrei avuto meno problemi ad accettarlo, mentre visto il primo è a un contesto, una cosa più reale, questa qui stona perché sembra totalmente diversa. È Cioè, un'altra cosa, non so se. assolutamente un'altra cosa. Infatti, Quindi per me questa cosa qua non me l'ha fatta apprezzare in pieno perché ho detto spero vivamente che nel prossimo film non si punti di più su questa cosa qua e spero si ritorni più a una contestualizzazione un po' più normale sì. Pensa come nel primo. che nella prima parte, poi dopo andiamo avanti, nella prima parte mi stava stufando. Cioè, pensa, e adesso è nella top. Cioè, tanto per dire, quello No, ma scatto lì, all'inizio mi stava stufando per quella, come dici, commedia, cioè quella troppa commedia che si era andata a formare, diciamo così. Poi dopo. la film ci sta, cioè ci sta ed è interessante perché i plot twist che ci sono all'interno del film sono mi piacciono, sono intelligenti, sono diretti, cioè la scrittura c'è, però è un po' tutto il contorno che a me non mi è piaciuto. E
diciamo che poi il contorno è il punto di forza dei racconti di Agatha Christie, perché comunque Agatha Christie, Assassino sul Nilo e Assassino sull'Orient Express e tutti gli altri, 10 piccoli indiani, cioè comunque se togli tutto il, diciamo, la cosa interessante di quello che è intorno, sì, un po' perdo. Ok, il mio prossimo top, non so se qualcuno l'ha visto, che mi ha sorpreso tantissimo, perché non ne avevo sentito parlare finché non ho iniziato finché su Instagram, YouTube mi iniziano a spammare le pubblicità del film in uscita. E quando mi spammano i film in uscita, di solito 9 volte su 10 sono dei film orrendi. Ed è The Woman King. Ah, non l'ho visto. Mi manca. The Woman King, che è un film bellissimo. A me è piaciuto tantissimo. Ah. E quando l'ho finito di vedere, e mentre lo vedevo, io avevo mi ricordava Il Gladiatore. Ha detto. Chi è il protagonista qua? Viola Davis. No, ho capito. C'è Viola Davis, poi c'è la Shana Lynch sarebbe quella che fa Captain Marvel in Multiverso Madness. L'illuminata. Ah, ok. Sì. Che secondo me lei è la... fa una ottima parte qui, è la, diciamo, la spalla di Viola Davis, che è la protagonista, e poi c'è anche John Boyega. Il film racconta la storia vera, un po' romanzata, di questo regno nel Benin, in Africa, dove c'è questo corpo di guardia al femminile, una sorta di amazzoni, nel periodo del colonialismo portoghese, in piena schiavitù, quando c'era la tratta degli schiavi. Ed è interessante vedere come tutto questo contesto, questa battaglia tra queste tribù, e sullo sfondo questa parte, e non voglio dire troppo, perché comunque ci sono alcuni eventi, colpi di scena, però diciamo c'è la giusta, c'è tutto un background di violenza delle donne, tutto, diciamo, una loro lore legata a fatto che nessuno può vedere in faccia queste guerriere tranne il re, quindi quando passano nel villaggio tutti devono passare lo sguardo. Ho capito. La cura dei dettagli, sì. La cura dei dettagli, diciamo, sul... Ho capito comunque qual è il film, avevo visto il trailer, sì, ho capito qual è. C'è una bella colonna sonora, la canzone l'ho messa, la storia che ho messo oggi, ah, la okay. canzone è della comunità. Ah, sì? Ah, ok, perché non la conoscevo. Okay. A me è piaciuta tanto. Essendo della Sony, credo che arriverà su Netflix. Speriamo. I film della Sony per contratto vanno su Netflix, quindi... Bene. Quindi lo vedremo, e secondo me ne vale tanto, e secondo me infatti sia Viola Davis è stata nominata come miglior attrice al Golden Globe, e secondo me il film verrà nominato anche il film
e sono agli Oscar, secondo me entra nella top 10 dei miglior film per gli Oscar. Okay. Da recuperare assolutamente, infatti me lo sono segnato perché ho da recuperare. Sì. Sarà su Netflix. Ma infatti dico assolutamente, speriamo. Bene, vai, mo. Allora, l'altro mio top, tra l'altro l'ho visto ieri, è The Fablesman di Spielberg. Tu Ale devi vederlo, vero? Ah, io devo ancora vederlo. Ah, andiamo a vedere tu proprio. Luca l'hai visto? Anch'io lo devo vedere qui. Da me è stato fino a ieri Avatar, oggi da domani inizia il film di Aldo Giovinciano, quindi... Ah, ok. Ho capito. Quindi... No, allora, subito i primi minuti, prima mezz'oretta, cavolo, qua sto vedendo il solito film autobiografico e tutto. Poi, come dice Ale, c'è uno scatto. C'è una cosa che succede che il film cambia, diventa più interessante, prende un'altra piega ed è veramente interessante, coinvolgente e ti intrattiene fino alla fine. E poi c'è l'attore che interpreta Spielberg da giovane, un ragazzino di 20 anni, adesso non mi ricordo il nome, che è Dano. Bravissimo, fenomenale. No, Poldano fa il papà, è il papà di Spielberg, è il padre. E poi c'è la mamma che... Adesso non mi ricordo l'attrice. Michelle Williams. Bravissima. C'è una scena dove ha dato il meglio di sé. Veramente brava. Bel film. E poi prima del film, tanto questo non è spoiler, c'è Spielberg che dice che questo è il film più personale e intimo che ho mai fatto. Buona visione. Poi inizia il film e parte. Ah, è bello però una presentazione così, tipo come quando, per esempio, adesso non è esattamente magari la stessa cosa, ma come quando... Guglielmo aveva presentato Cabinet, Cabinet of Curiosities. Che si era mostrato lui a presentare i vari titoli, una roba del genere. Esatto. Ecco. Però mi piace però quando si presentano, cioè si mostrano No, diciamo che poi ti fa vedere lui come si appassiona al mondo del cinema, quindi per noi, cioè, chi piace il cinema, insomma, è un film che va veramente visto. Tutte le varie videocamere che usava lui negli anni 50, 60, perché lui ha più di 75 anni, Spielberg, quindi puoi vedere come si appassiona, i primi video che fa, è bellissimo, bello bello. Bene, bene, no, assolutamente, assolutamente. No, ma quello lì è il prossimo che andiamo a vedere. Quello lì è già in È già lì. lista. Il prossimo assolutamente sarà proprio quello di Spielberg. Perfetto. Bene, Vai, allora Ale. vado io. Qui andiamo su una cosa un po' particolare, diciamo così, che avevamo menzionato prima, che è proprio una boccata d'aria fresca dei film, diciamo, quelli, diciamo, più impegnati e che poi ha funzionato ed è proprio Bullet Train. Cioè, ha Cavolo, mi manca. funzionato. È un film che funziona, cioè ha funzionato, cioè si stacca proprio da tutti gli altri, diciamo, e riesce a divertirti nella sua scrittura, diciamo, come l'hanno fatto, così. Oh, mia, con Brad Pitt. Che casino che fanno anche lì. Lì fanno proprio un casino da matti, ma che casino, Madonna. Ed è tutto ambientato in un treno, vero? Sì, è tutto lì. Sì. È tutto in un treno praticamente. C'è poco all'esterno. No, ma il regista David Leitch ormai sta diventando, diciamo, un'icona del cinema d'azione di oggi, perché diciamo, oltre questo ha fatto la saga di John Wick Sì, è. Mamma John Wick. e adesso e mo ha creato questa casa di produzione la 85 North, che ha fatto Io non sono nessuno, Sì. quello con quello Bob con Odenkirk. Esatto, che pure quello è spettacolare. Ah, ma anche John E Wick. ultimamente ha prodotto, sempre David Lake, Una notte violenta e silenziosa. Ah, ok. Non lo sapevo. Eh no, Che ma adesso è ormai il cinema. si sta indirizzando in quel settore e sta tirando fuori bella roba. E Bullet Train, come ha detto Alessandro, è
prima cosa, divertente, perché quando devi fare un film di questo tipo, che si sfocia nella tamarrata alla Fast and Furious, è un attimo. Yes. E qui loro si sono i primi a divertirsi e si nota. E quindi tu lo vedi con la consapevolezza che ti stai vedendo qualcosa, per prima cosa, divertente, quindi ti intrattiene. I personaggi hanno questi dialoghi alla Deadpool, con quella comicità all'interno del combattimento, quindi che io, che ho qualche anno in più, era quella cosa che io adoravo in quei film tipo Grosso Guaio in Chinatown. Okay. Sì, sì, sì. Cioè, per me, dove c'è il combattimento, però c'è il dialogo. Ma non c'è il dialogo sofferto, c'è il dialogo comico, serrato, botta e risposta sicca, cioè a me piace. Mm-hmm. E Bullet Train riprende un po' quel filone lì. Ah, qui funziona. Ah, mi sono dato delle cose. C'era Aaron Taylor Johnson, poi c'era Michael Shannon. Michael Shannon come era conciato con quei. Come era conciato, Madonna Santa. Anche lui. No, veramente, veramente sorprendente. Proprio ti diverte, veramente. Proprio. Poi ci sono la colonna sonora, ci sono diversi pezzi anni 70 della disco, okay. Rifatti in giapponese, quindi è vero, è vero, e molto molto carino, cioè, io è un film che te lo vedi e ti passa, no? Assolutamente, ti diverti. Sto aspettando il quarto capitolo di John Wick, mamma mia. Vabbè, tanto ne hanno già annunciato che arriva fino al sesto. Vabbè, perfetto, io non c'è mica problema. Cioè, è una saga, cioè, poi alla fine John Wick doveva essere una, non era neanche prevista la saga alla fine, era un film che sembrava che fosse così fatto e finito, basta così. Invece dopo la fine... deve uscire il quarto, il quinto e il sesto li stanno già girando e in più sta uscendo la serie. Sì, sì, sì. Ah, pure la serie. Su The Continental, su Ballerina, Galbelli. Ah, ok. E guarda caso, in Ballerina c'è Ana de Armas, che ha lavorato già con Keanu Reeves. Con Keanu Reeves. È il film spin-off è continuità della serie. Sì, 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 sì. È allucinante. Ana de Armas c'è. Oh, ultimamente Ana de Armas. Ultimamente sì. Vabbè, ma la cosa che deve provare a fare Ana de Armas è cercare di non fossilizzarsi nel ruolo di Bella. Sì, ed è un po' quello che ha fatto Charlize Theron. All'inizio la chiamavano per fare la Bella nei film, poi dopo ha fatto un paio di film per come Monster. In cui si è presentata completamente irriconoscibile, ha vinto il suo Oscar e poi piano piano ha alternato filmetti a film di un po' più spessore. Una grande. Cercare di sfruttare un po', diciamo, l'onda, ecco, diciamo così, visto che adesso sei in alto, continuare a rimanere così, sfruttare, insomma, è giusto cercare, insomma, di mantenere l'ascolto, ecco, diciamo così, l'ansia, ascolto, l'attenzione su di te, assolutamente. Oh, vediamo, comunque, anche lì John Wick, c'era quanto, c'è anche il terzo, ma quanto se ne danno tra spari o altre cose del genere. Sì, sì, i combattimenti sono bellissimi. Stragoduto, tac, 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 finito, tac, avanti. Sì, sì. David Lake è un ex stuntman, sì, è vero. Che si è riconvertito a fare il regista e si vede la
che ha la capacità di dirigere le scene action, perché ci sono altri registi che ti fanno delle sequenze action che non si capisce niente o che sono improponibili. Almeno qui sono divertenti, ma sono fatte bene, sono ben coreografate. Assolutamente sì. Allora, ora vi cito due film insieme perché sono dello stesso genere e penso che, non so se, credo che nessuno di due l'ha visto e vi sorprenderete che io li metto nella top 10. Uno è Il talento di Mr. Sì, ho Crocodile. capito. Io ho visto il trailer, ma no, oddio, mamma. Oh, mamma mia. Non riesco a tirarmi, anche se dovesse venire fuori lo segno, però. E l'altro è uscito poco prima di Natale, se non il giorno di Natale, che è Matilda, del musical. Ecco, quello lì infatti avevo visto nell'ultima che avevi fatto il post. Che hai fatto il post, ho visto anch'io. Immaginavo Però. che lo mettessi nella top, perché mi sa che è quello lì. Allora, io sono un grandissimo amante dei musical e mi sono piaciuti entrambi, hanno una bella storia, ottime interpretazioni, c'è un messaggio e una morale importante e c'è anche una componente pedagogica, perché comunque essendo rivolto per bambini, ha necessità comunque di dare un messaggio pedagogico, cosa che i recenti film Disney manca completamente. Sono diventati film di intrattenimento, non sono diventati più film per bambini, ed è uno dei motivi per cui stanno floppando un po'. Mentre in Matilda la versione italiana non mi piace perché l'adattamento delle canzoni non è eccezionale e odio quando nel doppiaggio il parlato è diverso dal cantato, perché ci sono dei casi in cui mi piace. Per esempio, in Hercules c'è il parlato del protagonista era Errol Bova, nel cantato era Alex Baroni, Sì. però stiamo parlando qui invece è male e non mi piace. E poi una piccola critica a Netflix che, diciamo, allora io mi guardo il film in inglese di Matilda, però il sottotitolo italiano non è relativo all'inglese, ma all'adattamento italiano. Quindi mi guardo la canzone in inglese e i sottotitoli mi dicono tutt'altro, perché la canzone adattata mi dice altre parole, quindi non rispecchia. Allora, cioè, che me lo guarda a fare in italiano, sottotitolare in italiano? Certo. Cioè, mi metti i sottotitoli per l'inglese. Se l'inglese mi usa altre parole, mettimi le par traducimi la parola in italiano. Perché mi devi mettere il sottotitolo per l'adattamento italiano? Io questa cosa qua, infatti, non l'ho capita. E questa cosa qui, invece, in Il talento di Mr. Crocodile non c'è, perché i doppiatori cantano lo stesso. Infatti, piccolo aneddoto, io nella mia recensione di Mr. Crocodile ho fatto i complimenti a Roberto Pedicini, che è il doppiatore di Javier Bardem, Sì. dicendo che mi è piaciuta la sua interpretazione nel suo modo di cantare, perché lui doppia e canta nel film, e lui mi ha contattato in privato ringraziandomi per la... Ah, che bello. Mi ha Beh, fatto cavolo, piacere. beh, c'è, cavolo. No, c'è soddisfazione se uno magari risponde, diciamo. Diciamo,
non è, diciamo, sono ancora un piccolo profilo, cioè comunque quando un personaggio comunque è una delle voci che apprezzo di più, perché lui Pedicino, oltre agli Javier Bardem, è anche colui che urla "Questa è Sparta", quindi certo. quindi quando ti dice "grazie per la critica", fa sempre piacere. E diciamo, a me è l'adattamento del testo delle canzoni in quel film in italiano sono molto più coerenti con il testo originale, mentre Matilda, alla fine me lo sono visto tutto in inglese, perché in italiano l'adattamento non è stato granché, però essendo comunque un film destinato ai bambini, è giusto che venga tradotto. Lo criticherei di più quando dovessero fare, che ne so, un film tipo West Side Story, dove lasci comunque le canzoni in lingua originale, perché comunque non avrebbe senso tradurre. Mentre un film per bambini, come anche i film della Disney, mi traduci la canzone, perché comunque Sì. Ah, se mi piacciono i musical, sì, mi comunque piacciono. vuoi dare un'opportunità, vi consiglio di recuperarli Il entrambi. talento di Mr. Crocodile non lo conoscevo proprio, infatti sono andato a cercarlo, mi mancava. Eh no, c'è anche un bel cast, eh. Cioè, comunque, Javier Bardem fa una bella parte, comunque le canzoni sono molto interessanti, molto carine, molto orecchiabili. C'erano nel mio telefono, come nella mia lista shuffle Ah, ok. delle canzoni. Ok, Bene. Simo. Allora, altro mio film top, sto sempre in tema Marvel, a me è piaciuto anche Wakanda Forever, Black Panther, mi è piaciuto perché l'ho trovato umano, oserei dire, nel senso che mi è piaciuto anche il motivo che aveva Namor, l'antagonista, per fare tutto ciò, che non era proprio del tutto sbagliato, cioè per carità era un po' folle, però comunque mi è piaciuta la motivazione che aveva. E l'ho trovato non troppo fantastico, cioè l'ho trovato un film umano. Mi è piaciuto. Sì. Poi ovviamente è anche dovuto al fatto che è stato fatto il giusto omaggio a Chadwick Boseman, quindi quello ha aiutato anche a rendere un film migliore. Non mi è solo piaciuto tanto il personaggio di Shuri, non è che mi ha garbato molto, però tutto sommato ho voluto mettere alla top perché sono uscito dal cinema e ho detto, cavoli, wow, bello, bello, bello. Sì, cioè, a me è piaciuto comunque tutto. Sì, ci sono alcune cose. Cioè, io nella top, magari 10, oddio, non esattamente. Comunque, sì, è il film tributo, per carità, perché è fatto bene, però cioè, è troppo lungo. Cioè, nel senso, ci sono alcune Eh sì. cose Sì, che dovevano quello sì, potevano stringere. un pochino stringere, però anche il personaggio lì che hanno presentato, ha messo Iron Heart, Sì. fatto proprio così, ho fatto proprio così. Invece Namor mi è piaciuto, cioè come è stato inserito, ci sta, comunque sì, infatti come dicevi tu, Simo, il contesto, diciamo, alla fine di come te l'hanno motivato, spiegato così, cioè alla fine. Cioè, alla fine ci sta, ecco. Adesso vediamo nei futuri film, visto considerando che c'è quella cosa lì della scena finale, di come l'hanno motivata, che l'hanno tirato fuori, diciamo, quindi che hanno tirato fuori il fatto che c'è il figlio, quindi adesso vediamo, ecco, come riusciranno come si dice, intrigare la cosa, ecco, quindi staremo a vedere. Diciamo che Allora, no, vai pure, no, io ho finito, finito, vai pure, Kanju. a me è piaciuto, ma
non è tra i miei top, né nella top 10, ma proprio non l'ho messo nemmeno nei top, perché diciamo che ho preferito il primo film a questo. Sì. Diciamo che si sorregge molto sul fattore emozionale, Quello perché sì. comunque mi sono chiesto alla fine come sarebbe stata la storia se Boseman non fosse morto, nel senso che direzione avrebbe preso il film. Perché è vero che il film vede molto il fattore tributo e il cordoglio, il lutto portato da Shuri fino alla fine, perché comunque il film è una chiusa, parte dalla morte e finisce con l'accettazione di Shuri, finisce con lei che brucia le vesti bianche come segno di fine del lutto. Però fondamentalmente il film si sente la mancanza di un protagonista, no? Manca un protagonista da un punto di vista di carisma, di valore, anche la sua Pantera Nera non è forte, non è carismatico. E fondamentalmente nel finale, quando si scopre che non accetta nemmeno il ruolo di re, perché comunque nella battaglia per decidere chi dovrà essere il re, si presenta Baku, Baku, sì. e quindi saremo a vedere se in futuro continuerà a essere lei a indossare Infatti. il manto della Pantera Nera, perché comunque adesso lei ha scoperto come replicare il fiore, quindi è possibile che ci sia qualcun altro che possa prendere il suo ruolo. E quindi anche il discorso del figlio, però diciamo, è un po' troppo giovane. Vediamo. Quindi saremo a Quello sì, vedere. si può considerare un Sicuramente. film a sé, il primo è un film a sé stante, cioè nel senso che non è che se tu guardi questo film qui, dopo non stai lì a pensare ai vari collegamenti, diciamo, con gli altri film Marvel, diciamo Oh, così. È ma non un... c'è, ma infatti questo film qui è scollegato completamente, diciamo, dalla saga del multiverso. Diciamo, per il Sì. momento ci saranno ma diciamo, alla fine non è nemmeno una cosa negativa, perché comunque se andiamo a vedere la saga dell'infinito, i film legati alle gemme sono poche, perché comunque le gemme compaiono in 4-5 film delle prime tre fasi, tolto gli ultimi due Avengers, che comunque Black Panther, gli Iron Man, il secondo Guardiani, cioè comunque le gemme compaiono solamente in alcune, e gli altri erano solamente come connessione tra i vari personaggi. E penso anche qua hanno voluto fare introdurre Ironheart, che poi avrà un ruolo con la serie. La direttrice della Fontaine, che poi si ricollegherà con Thunderbolts, e forse il tanto chiacchierato collegamento a Destino, a Dottor Destino, e quindi ai Fantastici 4. Mamma mia. Quindi diciamo alla fine è scollegato casomai dalla saga del multiverso, ma comunque si collega a più ramificazioni all'MCU. Però diciamo, è un film che secondo me,
si regge molto sul fatto che era si voleva sapere come avrebbero trattato la morte di Bosman all'interno del film, e quindi però già adesso che il film è passato già se ne parla molto meno, sì, quello sì, quello vero. Lasciato meno strasci a livello di teorie, di chiacchiere. Assolutamente. Io direi di fare un ultimo giro, visto che siamo arrivati a mezzanotte. Bravo, sì. Beh, siamo già a mezzanotte, ma sono anche reso conto. Sì. Chiacchiere l'altro. Allora, io siccome, come ho detto, mi piacciono i gialli o altre cose del genere, direi Assassino sul Nilo. Direi. Allora, è più bello l'Orient Express. È più bello l'Orient Express. Però anche questo qui, pur essendo magari forse in alcuni punti un po' prevedibile, è bello come è stato costruito, perché appunto Kenneth Branagh, cioè lui lo metti lì e cioè lui è capace di intrattenere con la regia e tutto. È inutile, riesce comunque a catturare l'attenzione e così, ecco. Non so, ecco, Luca, te l'hai visto? Sì. Simo? Io no, ma perché non sono amante di questi gialli, okay, così. Ragione. Mm. Ok. Allora, sinceramente a me è piaciuto, ma non lo metto assolutamente tra i top dell'anno perché ci sono state, allora, a livello di interpretazioni, a livello di trama ci sta, però ci sono alcune cose che veramente non mi hanno fatto impazzire. Alcuni indizi te l'hanno praticamente gettato in faccia, cioè c'è una scena che, cioè, una delle cose belle di alcuni film, non mi ricordo qual era, è che alcuni indizi te li suggerivano nello sfondo, con delle voci fuori campo che parlavano, che comunque le sentivi, però erano sovrastate dal dialogo, e poi casomai ci facevi caso dopo. Qui invece no, qui invece a un certo punto, scena, tutti zitti, tutti così, si sente un personaggio dice: ma dov'è il colore rosso che ho perso? Praticamente sono di circoletto rosso. Questo è un indizio che servirà dopo. Sì, quello che hanno messo veramente palese nella cosa, e quindi automaticamente, quando poi trovi una determinata scena, tu dici: ah, ecco qua. E poi, secondo me, sarà che sarà stata colpa della pandemia e via dicendo, ma tutto l'apparato tecnico di CGI è orripilante. Cioè, praticamente la scena in cui iniziale, quando Poirot si incontra con l'amico alle basi della piramide, sembra presa da Gartaland. Sì, la lui che sta lassù, là, sì. Sì, mi ricordo. E poi la scena, quando arriva Emma McKay sul pontile, con lo sfondo lì che sembra la pubblicità dello Chanel numero 5. Cioè, veramente, per un film di quel genere, con quel regista, con quel cast, non ci posso passare sopra. No, cioè, io l'ho messo perché mi è piaciuto tutto insieme, però è chiaro che, come ho detto, infatti ci sono alcune cose che dovevano essere magari strutturate un pochino meglio. Infatti l'Orient Express è stato fantastico, e quello mi è piaciuto addirittura di più. Quindi, oltre al cast, che Kenneth prende sempre della gente
di altissimo livello, specialmente nel primo. E infatti lì era molto meno prevedibile la cosa, era strutturato diversamente. E così, però, per un'altra tipologia che mi è piaciuta è Omicidio nel West End, ecco, diciamo così, come tipo di cosa. Un po' particolare, molto particolare quello lì. Ok, Simo, l'ultimo film. Ah, adesso sì. Stavo guardando la lista, alla fine ho messo lo speciale dei Guardiani della Galassia, e poi ho Maverick, o The Batman, poi non avevo messi altri. Mi manca Avatar, La Via dell'Acqua, che spero di andarlo a vedere la prossima settimana. No, Avatar... Che magari... Okay. Tanta no. Allora io vi... Che magari rientra... Mi cito un film che forse, secondo me, è stata la più grande sorpresa di quest'anno, secondo me, tra i film che ho visto. Perché l'ho visto convinto che fosse una boiata pazzesca, pensavo che fosse una cialtronata, e invece mi sono visto forse uno dei film più divertenti, più intelligenti di quest'anno. Il talento di Mr. C. Ah, ok, sì. Quello con Nicolas Cage, che interpreta Nicolas Cage. Okay. È stato criticato, però poi, almeno da quello che ho sentito, è stato criticato. Ho sentito alcuni, vedo che è una cacchiata spaventosa, ma non lo so. A me è piaciuta tantissimo, ed è un film che ci sa tanta di quella autoironia, cioè guarda che ce ne vuole nel fare se stessi, ma prendendo in giro se stesso e tutto, diciamo, i meme creati intorno al suo personaggio, le sue interpretazioni, ai ruoli che ha interpretato, ci sono i dialoghi tra lui e Pedro Pascal che veramente sono spettacolari. C'è una scena in cui, per sbaglio, tutti e due prendono l'LSD a fare le cose assurde. E io stavo lì e piangevo delle risate. Cioè, lui che... No. Perché poi, no, non so se lui... Sapete bene o male la trama. Un pochino, però. Lui interpreta se stesso. Però praticamente non lo chiamano più a interpretare film di un certo livello, e quindi la sua famiglia si sta sgretolando, cioè la figlia non gli parla più, la moglie l'ha lasciato. E la gente praticamente non lo caga più, dice no, io te. E alla fine che cosa gli trova? L'unico ingaggio che trova è andare alla festa di compleanno di un ricco in Grecia, perché è un suo fan. Ha detto vai lì e lo fai contento. Sei ospite della tua festa e ti paga. Perché tanto film non te li fa fare nessuno. Allora lui va lì, a casa di questo qua, disperato, e viene fermato dall'FBI, che gli dice che questo ricco magnate praticamente è un terrorista internazionale, e quindi gli dicono che deve confessare dove ha nascosto deve avere delle informazioni particolari su un piano, e quindi si trova a fare da agente segreto all'interno, e si creano delle situazioni allucinanti. Ma penso te, è particolare, è da vedere, perché in effetti lo volevo vedere. È folle, ma è folle perché poi non è stupido come film, cioè
c'è da riflettere su alcune cose. Cioè io l'ho visto in digitale, in noleggio digitale, perché da noi non è uscito al cinema, ma non lo sarei andato a vedere. Cioè non gli avrei dato due lire. Cioè, no, forse se l'avessero fatto uscire al cinema non lo sarei andato a vedere. Ma col senno di poi sarei corso. Cioè, mentre guardatelo, perché poi mi farete sapere. Merita, sì, sono già stato già vederlo. Per esempio, poi un altro film che fa quello che deve fare per cercare di risollevare un po' la saga è Prey. Cioè, è normale. Ah, okay. No, ce l'ho nella lista, devo vederlo, Prey. No, cioè, è fatto bene, è lineare, non lunghissimo, lui fa quello che deve fare per cercare di risollevare la saga. Ha avuto un po' di pareri contrastanti su alcuni aspetti del fatto, ma perché... Ah no, cacchio, non posso dirlo. Sto zitto perché Simo non l'hai visto. No. Niente, però diciamo... Vabbè, è carino, Prey, ma... Diciamo che... Per renderlo più accettabile, oltre a rendere, diciamo... Che uno dice, dai, Predator contro uno che fa qualche frecce, hanno reso anche il Predator una versione, diciamo, meno tecnologica e più tribale. Infatti, sì, cioè, nel senso, a me è una cosa positiva, sei indietro nel... Sì, ok, cioè, insomma, dopo chi è, ognuno ha ovviamente la propria... Ho capito, però diciamo... Cioè, avrebbe senso se lui non fosse arrivato lì con l'astronave, cioè nel senso, cioè, se tu sei arrivato lì con l'astronave è come se i vichinghi viaggiassero nello spazio, cioè, però diciamo che Predator, cioè, magari è una prova, siccome Predator è sempre lì che deve mostrare, diciamo, il suo valore. No, l'unica cosa che io l'ho messa è che casomai è stata una scelta consapevole del tipo: uso meno tecnologia perché altrimenti non mi diverto a cacciare. Esatto, quello che ho pensato anch'io. Cioè, nel senso che comunque si mette alla prova con qualcosa di meno tecnologico, quindi più o meno alla pari, perché lui ti sfida corpo a corpo. Se ti vede, se sei una potenziale minaccia, che sei anche più o meno alla sua altezza, diciamo così com'è, ti sfida. Quindi altrimenti ti... track fa secco subito. Sì, no, di sicuro è migliore dei film precedenti. Sì. Ma diciamo, c'aveva, era una sfida semplice, non era complicato fare meglio. Quindi così, adesso vediamo come si evolverà il tutto. Si riescono a riportarlo alla luce, perché a me Predator è un personaggio che mi è sempre piaciuto, quindi figurati, speriamo bene. E niente, comunque... Va bene, sì. Avatar devi subito, Simo, lo so. tra lavoro e impegni vari, ma non riesco mai a andare. Infatti, no, devo andare la prossima settimana. Secondo me ci sta. Ci possiamo anche salutare, perché è fatta anche una certa. Sì. No, comunque l'unica cosa che io... Avevo il dubbio se fare anche la top e flop stasera delle serie. No, mi sa che con i tempi non ci stiamo. È lì? No, però comunque Top Gun Maverick, infatti a me ha sorpreso. Mamma mia. Cioè, non me l'aspettavo anche le musiche. Mm. Come è stato costruito, cioè Tom Cruise, che è Tom Cruise, cioè lui, Madonna Santa, se non fa quelle robe lì, lui non è contento. Sì. Ma poi... Top Gun e The Batman io non li ho contate, così come anche Avatar, sì. Perché comunque sì. Se ne è parlato tanto, perché comunque sono comunque i film che quest'anno hanno fatto il mercato, sì, nel senso, comunque
Si sono fatti sentire tanta roba veramente che non mi aspettavo, ecco, veramente un ascolto così, ecco, per Avatar. Infatti anch'io all'inizio, quando vedevo, sapevo che doveva venire fuori, era un po' così. Dopo alla fine, quando lo guardi, però Enrico, non Top Gun è la stessa cosa, eravamo un po' così, perché sai, quando fanno i sequel dopo tanti anni c'è sempre anche lì la paura che non venga bene, o altre cose del genere, ho proprio buttato lì così. Invece, anche se magari non è perfetto, perché la perfezione, vabbè, però ci sono alcune cose che magari non sono, sarebbero da sistemare, però c'ha un senso collegato a quello che era magari 10 anni o 12 anni fa. E beh, sì. Cioè, quando dopo Simo vedrai, dopo capirai proprio tutto l'insieme, ecco. Poi insomma, ragazzi, c'è, cioè, musiche potenti. Ma tu parli di Top Gun, Ale? No, sto parlando di Avatar. Avatar. Ah, ok, perché Avatar... Top Gun l'ho visto. Sì, no, perché comunque Avatar e Top Gun, perché comunque dopo tanto tempo sono riusciti a fare un collegamento che abbia comunque il senso. Magari non ci sono cose, magari sono da sistemare o non sono perfettissime, però alla fine ce l'hanno fatta, sono riusciti, hanno incassato anche una cifra, ma Top Gun ha incassato tantissimo, aveva superato anche Avatar, aveva superato anche Avengers, e quello... Non lo so questo. Aveva superato... Non lo so. Non mi ricordo. Non te lo so dire. No. So che comunque aveva incassato tantissimo, Tom Cruise. Vabbè, diciamo che quest'anno è il film che ha incassato di più quest'anno. Sì. Avatar si sta avvicinando, ma sa dove non fa in tempo. Madonna, a me proprio l'ultima cosa è che mi ha fatto ridere quel video che proprio ho ricondiviso, dove c'era Tom Cruise là che salutava, visto così, là che i tutti i capelli là che ti ha indietro. Faceva gli auguri. Gli auguri di Natale. Ma lui come ridere? Cioè, lui va lassù come ridere? Se ci vado io scoppio lassù. Cioè, hai capito? Me la faccio. Sì, lui, è così. Lui è così come Mission Impossible, che si attacca attaccato all'aereo, sta là. Sì. È così. Cioè. Non so se hai visto il video che ha fatto, che è uscito recentemente, dello stunt che ha fatto il lancio della moto. Sì, l'ho visto. Sì. Non c'entra. Cioè, lui l'ha fatto 8 volte in un giorno. Porca miseria. Del lancio. È sempre al solito, non c'è niente da fare. Lui non vuole usare conti figure, lui vuole essere se stesso, no. E basta. Infatti si è distrutto quante volte tra costole e altre robe del genere. Un sacco. È roba da ridere. Ah, ma è come Jackie Chan, anche lui non è che contro figure ha usato, quindi si è spaccato una marea di roba. Cioè, non c'è niente da fare. Ma Jackie Chan è già più coreografato e più preparato, cioè, infatti, se vedi, c'era l'abitudine che metteva alla fine dei film tutti i blooper degli stunt, che faceva vedere, comunque era tutto preparato. Lui invece aveva quelli sono degli stunt veri e propri, cioè, con alto livello di rischio. Sì, assolutamente, donna santa. Lì se sgarri ci muori. Se fa male un'anca, si frattura una gamba. Ah sì? No. Solo pensare che sei in alta quota come Tom Cruise, mi era già venuto... Me la sono fatta addosso. No. Io non riesco mica, non riesco. Anche io. Cioè. Lui ha fatto... L'ultimo film si è lanciato 18 volte dall'aereo per fare una ripresa di 30 secondi. Sì, e poi lui correrà sempre, Tom Cruise correrà sempre, anche quando avrà tipo 90 anni, lui correrà sempre, come mi si imposta, sempre lì che corre, lui corre sempre, sì, è tranquillo che lui sempre corre. Come quando l'hanno presentato, che hanno presentato il suo film in Mission Impossible, quando hanno fatto vedere Top Gun al cinema, sempre là che corre. Sì, è vero, con queste mani. Stufa mai, non si stufa mai, lui è tranquillo. È vero. Ma arrivare alla sua età con quella tempra lì,
Porca miseria. La miseria. Avercene. Scientology aiuta. Scientology aiuta. È vero. È vero. Va bene. Bene, ragazzi. Comunque, speriamo che comunque... Ho fatto vedere. Io... dico, l'ultimissima cosa... La settimana prossima, l'anno prossimo. L'ultimissima cosa... Pubblicherò la lista, le liste dei top, dei flop. Mm-hmm. Ma dico l'ultima cosa di Batman, che adesso speriamo che rimanga appunto Pattinson, diciamo, che dopo andrà a finire per via di James Gunn, che mi sembra che non lo tirino via lui. No, lui ma Pattinson rimane perché fa parte di un altro universo, non c'entra niente. Perché poi comunque la DCU lo collegheranno, quindi lo prenderanno e lo porteranno fuori, diciamo, da quella cosa lì. Spero. No. Quello rimane slegato sì, esatto, sì. Rimane slegato, no, perché c'è Gunn là che smantella tutto, sta smantellando tutto, sta disintegrando tutto. No, ma Gunn, quello che interessa è tutt'altro. Va bene, ragazzi, comunque niente, va bene, ragazzi, altri video ci aggiorniamo per altri video, come hai detto te anche Luca, ok. E poi dopo, sì, con l'anno nuovo, e poi dopo ci facciamo gli auguri, dopo ci sentiamo domani sera. Certo, certo che sì, ragazzi. Va bene? Grazie della chiacchierata. Grazie mille per la compagnia. Grazie per la compagnia. Altrettanto. Va bene. Ciao. Alla prossima. Ciao. Alla prossima. Ciao.